Uno, eccoci qua, eccoci puntualissimi con Pierluigi Piscopo, nostro super ospite. Salve, buonasera a tutti, buonasera Carlo e buonasera agli amici che ci seguono. È davvero un piacere stare con voi in questo pomeriggio e parlare di uno degli scacchisti in assoluto più brillanti e che mi piacciono di più. Allora, abbiamo fatto oggi veramente una corsa coordinata fra noi e Chess24, finito proprio al centesimo proprio preciso, le partite sono finite tutte e quindi non abbiamo neanche sensi di colpa perché oggi sono stato fortunato, c'erano soltanto 3 turni. E quindi puntatona di Natale con l'amico Pierluigi che ci fa questo regalo che noi apprezziamo tantissimo di essere venuto qui con noi nonostante lui il suo corso l'abbia finito. E invece io ve l'ho rifatto tornare e rientrare qua. Allora, voi sapete che siamo alla terza puntata, come leggerete lì dal titolo, terza puntata, e la prima fotografia che noi abbiamo scelto raffigura il punto centrale di questo episodio, di questa serata, cioè la grande sfida per telegrafo del 1890 fra Stanitz e Cigorin, in due città. Io te devo confessare che non sono mai stato a New York. Tu sei stato in queste due città perché una San Pietroburgo, devo anche dirvi questo, ragazzi. Intanto, comunque, saluti a tutti quelli che sono qui. Riconosco anche i nostri amici di Chess24 che sono passati qui e saluti a tutti e auguri a tutti. Qua abbiamo la sfida fra San Pietroburgo e New York perché Steinitz si era trasferito a New York, era diventato praticamente americano, mentre invece Cigorin è assolutamente super russo a San Pietroburgo. Quindi devo anche dire che quella foto, perché voi sapete che c'è sempre il problema dei copyright, quella foto che sta lì a sinistra con questa famosa chiesa di San Pietroburgo è stata scattata da me medesimo. Quindi non abbiamo problemi. Tu vedi bene Pierluigi, vero? Sei a Io posto? Tutto a posto. vedo benissimo, bella, bella foto, sono due città senz'altro meravigliose, non sono stato in nessuna delle due, però vi prometto e mi prometto che appena si potrà tornare a viaggiare, San Pietroburgo è in cima alla lista, per tutta una serie di motivi, no? Perché è una città meravigliosa, magari. Carlo, io so che ci sei stato, o almeno sospetto fortemente che ci sei Beh, stato. quella foto l'ho fatta io, per cui fare la foto senza esserci stato sarebbe stato complicatissimo. Io ho giocato a San Pietroburgo, ho giocato il Memorial Cigorin. Che meraviglia, però si chiamava già, perché è una città che ha cambiato molti nomi, no? Certo. Quando ci sei stato tu, come si chiamava? Vabbè, quando ci sono stato io, questa cosa adesso io mi induce a far finta che ci sia molta eco nella tua voce e ti tolgo il microfono, perché io non è che ci sono stato nel 1730, cioè ho capito, lo so che tu vuoi sottolineare questa cosa, e allora invece io sottolineo che c'è un'altra, noi Pierluigi ci eravamo messi ben d'accordo, io ti avevo detto, sono contento che tu vieni qua, che tu venga a questa lezione, ma c'è un requisito tecnico che è fondamentale Pierluigi. E stasera vedo che tu sarai pure maestro internazionale, ma hai la barba troppo corta. Non hai una barba in linea con Cigorin. Come si può risolvere questo problema adesso? E beh, la barba si può tagliare se è lunga, ma se è corta bisogna avere pazienza per farla crescere. Comunque, Carlo, no, io non volevo insinuare nulla sulla tua pur veneranda età, ma in realtà, perché so che hai visitato quella città, no, dal nome variabile in varie epoche storiche, ma soprattutto volevo sapere la tua esperienza col telegrafo, perché senz'altro hai, no, hai avuto... Infatti, mi sono comprato un telegrafo nuovo di quelli proprio moderni. Allora, comunque, questa ragazzi, veramente voi dovete. Adesso confesso anche questa cosa al nostro pubblico perché con Pierluigi io trovo una sponda ottima quando voglio parlare di storia. E allora, tempo fa, quando
quando io avevo fatto il percorso Nimzowitsch contro Tarash, mi sono confrontato anche con Pierluigi per scegliere un altro argomento di contrasto. E Pierluigi, che in realtà sembra più giovane, ma è molto più radicato ancora al 1800 di me, mi aveva consigliato uno dei suoi rapporti preferiti, era proprio Stanitz e Cicorina. Infatti io sono estremamente affascinato. E tu, Pierluigi, ami questa parte della storia, no? Che ci dici? Certo, è una storia bellissima perché è un rapporto in realtà di enorme stima fra due giocatori che scacchisticamente erano agli antipodi, no? Cioè loro nella stessa posizione probabilmente vedevano cose completamente diverse. E quello che è ancora più impressionante è che Steinitz, che era un uomo particolarmente scontroso, il suo carattere era famoso perché si diceva che non riuscisse a vivere per più di 2 o 3 anni nello stesso posto, no? Perché attaccava a briga con chiunque gli capitasse a tiro. E beh, Steinitz aveva una stima smisurata per Cicorin e non perdeva occasione per dimostrarlo e per scriverlo. Addirittura, prima stavamo scherzando sull'età, no? È molto bella, è rimasta famosa una frase di Steinitz che diceva che Cicorin è un giovane maestro della vecchia scuola, no? Perché rispetto a Steinitz, vedete anche nella fotografia c'era una bella differenza, quasi come quella che c'è fra me e Carlo, no? Una bella differenza anagrafica, e diceva quindi Steinitz è un vecchio maestro, scusate, Cicorin è un giovane maestro della vecchia scuola, mentre io sono un vecchio maestro della nuova scuola. Cioè lui, secondo me, questo è molto interessante perché era convinto che Cicorin giocasse alla vecchia maniera e che quindi il suo stile di gioco fosse superato. Alla vecchia maniera, che significa gioco di gambetto, tentativi di attacco al re a costo di sacrifici, no? Che poi quello è lo stile che lo contraddistingue e sicuramente avremo modo di approfondirlo. La nuova maniera invece era la sua, basata su uno stile di gioco più posizionale, sulla ricerca di verità scientifiche, come se avessimo di fronte uno scienziato e un artista. Però secondo me la cosa interessante è proprio questa, che Steinitz invidiava Cicorin, cioè siccome ogni scacchista è un artista, no? Allora Steinitz da una parte voleva credere che ci fossero queste leggi immutabili, ma dall'altra voleva anche credere che fosse ancora vivo lo stile dei vecchi maestri che era portato avanti da Cicorin. Allora, hai proprio colto il punto essenziale della trasmissione di oggi, perché noi, come vedete questa fotografia composta, questa vignettina, ci baseremo principalmente nell'analisi delle partite su questa grande sfida per telegrafo. Adesso la mettiamo un attimo da parte. Vi voglio dire che avete visto che in realtà, Cigorin, perché attenzione, se noi lo chiamiamo Cigorin, poi veniamo cazziati, secondo me, dal nostro amico Di Fonso, che quindi ci fa questo monito. Io quindi opterei per chiamarlo Cigorin. E comunque, Cigorin è stato scelto tra questi 8 super. In realtà più perché lui non è mai stato il numero uno al mondo, però è stato un personaggio fondamentale per la Russia. In realtà è stato il primo professionista russo vero, si è dedicato tantissimo alla divulgazione e ha anche creato questo foglio scacchistico, si chiama, no? Nel settembre 80, 786, 876, si chiama Shakhmatny, non so come si pronunci, Listok, no? E che però, poverino, dopo 5 anni già ha dovuto chiudere perché non c'era gente a comprarlo. Però questo, ho letto che questo foglio scacchistico fu praticamente la base culturale sulla quale si è formata addirittura Botvinnik, quindi è stato il patriarca, lui è stato sempre considerato, no? Il vero creatore della scuola russa. Quindi grandissimo, oggi vedremo tra l'altro anche le partite per corrispondenza, perché queste sono per telegrafo, ma in realtà lui è un grandissimo analista, quindi più che un grande agonista, lui è stato un grande analista. C'è una differenza fondamentale. Infatti lui, Pierluigi, tu penso lo conosca molto bene anche come personalità, era una personalità piuttosto calda.
E quindi lui aveva questo piccolo, diciamo così, difetto agonistico, cioè rispetto a Steinitz. Steinitz era più, un po' più cocciuto, no? A Roma si dice di coccio nelle sue idee, però dal punto di vista agonistico era molto forte. Lui dal punto di vista agonistico era troppo caliente. E oggi facciamo vedere per Luigi queste due perle, no? Negative, perché noi faremo vedere due momenti in cui lui ha fatto delle cose assurde. Nel mondiale, ultimo turno anche dei tornei, ha buttato due delle occasioni più grosse della sua vita proprio regalando le partite. E è stato fatto anche hanno analizzato il suo gioco, hanno visto che lui negli ultimi turni era una tragedia, praticamente faceva un risultato pessimo negli ultimi turni. Tu come sei? Sei caliente come lui oppure sei più freddo glaciale? È decisamente cigoriniano, ma comunque Cigorin è un artista, no? Per cui è chiaro che a volte preferiva, secondo me, la bellezza al risultato sportivo. Vedeva. Ci sono tanti esempi celebri, come Bronstein, per esempio, no? Cigorin è una delle anime della scuola russa, che poi sarà scuola sovietica, ma anche una delle anime forse della cultura, della mentalità, dell'anima, verrebbe da, no, non un'anima dell'anima è difficile, ma una delle anime dello spirito, forse del popolo russo, no? Che da una parte è estremamente rigoroso, dall'altra si concede dei momenti di assoluta libertà e di genio creativo. E gli ultimi turni effettivamente gli sono stati fatali, anche a me tante volte sono stati fatali e purtroppo. Siccome la porticina del successo negli scacchi, come in tutti gli sport, più si va ad alto livello, più si restringe, no? Diventa un passaggio talmente piccolo che ci può entrare soltanto una persona alla volta. Spesso gli ultimi turni sono quelli decisivi. E devo dire la verità, anche per me, ci sono dei momenti, no? In cui l'ultimo turno non si è risolto bene, e al tempo stesso devo dirvi che se voi vedete i più grandi gio i giocatori che hanno avuto i più grandi risultati, proprio dal punto di vista pratico, quasi sempre riescono a vincere l'ultimo turno, come se fosse una specie di prescrizione medica. Loro l'ultimo turno sono proprio formattati per vincerlo a prescindere. Il campione si basa anche su questo, tant'è vero che c'è una moda totalmente sbagliata dal punto di vista agonistico, che è quello di fare patta all'ultimo turno. In realtà è altamente diseducativa perché vi toglie proprio la tempra del giocare all'ultimo turno, che è quello importantissimo. Io quando ero giovane, quindi verso il 1600, come tu hai ricordato prima, ero fortissimo negli ultimi turni, nonostante sia abbastanza caliente come te, non un freddo glaciale. Allora, torniamo al nostro eroe di oggi. Il nostro eroe è un personaggio completamente diverso da Murphy e molto simile a Steinitz in una cosa. Non è nato particolarmente in condizioni, anzi, la sua infanzia è stata piuttosto dura. Lui si è creato una tempra, proprio è stato fortificato dal fatto di aver vissuto in orfanotrofio, come vedete qua. Questo è l'orfanotrofio della sua città, cioè Gatcina, vicino a San Pietroburgo, ed è entrato il 30 luglio del 1859, in questo orfanotrofio, situazione molto molto dura, perché era un orfanotrofio estremamente, in cui c'era una estrema severità. Allora, sì, saranno molti sorpresi il fatto che io sia riuscito a trovare questa fotografia e i più svegli hanno anche avuto un'intuizione su questo orfanotrofio. Vediamo un po', però ti devo dire che c'è stata anche una cosa positiva, perché proprio nell'orfanotrofio lui ha trovato il contatto con gli scacchi, perché ha trovato un insegnante di tedesco che gli ha insegnato, appunto, insegnante deve insegnare nella vita, e gli ha insegnato gli scacchi. E tu non ci crederai, ma io ho trovato persino una fotografia, un reperto incredibile, nessuno è riuscito a trovare. Ho trovato una fotografia di Cigorin che da piccolino giocava col suo insegnante e le prime mosse che ha fatto. E questa è la fotografia. Vedete come anche spiegato, questo è Cigorin da piccolo che sta giocando contro, ecco, Marafat. Mannaggia, mi hai tolto la sorpresa. Come hai fatto a indovinare che questa non è la foto di Cigorin, ma è giustamente, vedete, questo August Schumann, se così si legge, era il nome vero del suo insegnante di tedesco, l'orfanotrofio di Beth. E in effetti
ormai che mi hanno, come si dice per Luigi, sgamato, non ci ha creduto nessuno che questo era Cigorin da piccolino che prende il matto del barbiere. In effetti la fotografia vera, un po' camuffata, era questa qua, la fotografia vera, però nessuno si è accorto di un giochino, cioè nessuno si è accorto, anzi torno un attimo indietro, che questo in realtà non è il vero orfanotrofio questo è chiaramente l'orfanotrofio del film. Ma è anche questo ritoccato, quindi se voi vi andate a vedere la serata, che ormai tanto è inutile ripetere che tutti vi siete visti, però praticamente la serata sul Queen's Gambit, che è questa qua, andatela a vedere perché raccontiamo con Luca Scitai anche di questa cosa, e hanno cambiato lì la torre, cioè hanno modificato la torre, perché questa, vedi, non è una torre americana, no? Quindi cioè, non c'entrava niente. Comunque, andiamo avanti nella nostra storia che è molto affascinante perché questo si è formato così. E allora, quindi inizia a giocare, però guarda, la storia è molto triste. Allora, vignettina rappresentativa. Qui abbiamo l'orfanotrofio del 1868. C'era un direttore che era una cosa terrificante, questo Dolivo, Dobrovolsky. Tra l'altro io siccome sono fissato con le ricerche, avevo provato pure a vedere se si trovasse questo, ma in realtà il suo nome coincide con uno scienziato, quindi non c'è questo tiranno, diciamo il volto potrebbe assomigliare a qualcuno, ma quello fa parte delle mie licenze artistiche. C'era una cosa molto triste, l'ho voluta raffigurare con questa vignettina, ma è veramente triste, cioè è una cosa molto seria. Cioè, ma sul serio, c'era questo prete orribile, educatore orribile, dal nome Ignatius, che praticamente sposava questo clima di terrore, e addirittura tu pensa che è successo che questi tizi dovevano baciare la mano al prete, poverini, se non baciavano la mano al prete andavano a finire in galera, in prigione, cioè dentro la galera dell'orfanotrofio. Tu pensa che schifo. Quindi io, guarda, non lo so, col carattere mio avrei reagito in un certo modo. Effettivamente anche Cigorin però ha reagito in un certo modo. La terza puntata, no, allora Mara fatta, la terza puntata, questo è un discorso successo in T4, dovrebbe essere fatta, non hanno avuto il tempo, non dovrei farla io secondo il nostro palinsesto, però quindi non lo so se verrà fatta. Allora, comunque, tornando a questa situazione per Luigi, veramente orribile, cioè adesso. Carlo, se posso intervenire un attimo, Certo. vorrei fare un piccolo, come dire, parallelo tra alcuni giocatori molto famosi, che forse possiamo anche farla come sfida al nostro pubblico da casa, hanno qualcosa in comune, no? Ne potrei citare anche altri, però questi tre, cioè Cigorin, Spassky e Korchnoi, che cosa hanno in comune innanzitutto? Vai in chat, rispondete a Pierluigi, cosa hanno in comune i tre? Allora, anzitutto la cosa più semplice è che sono tutti quanti e tre russi, no? Potremmo aggiungere anche Botvinnik. Cosa hanno in Potremmo comune questi signori? Vabbè, aggiungere Sviller. fino adesso sono tutti russi. Vabbè, però hanno una cosa in Giocano a particolare. scacchi tutti quanti. Giocano tutti quanti a scacchi, Dai esatto. ragazzi, la solitudine, no, è un po' troppo generico. Esuli, dice Ghezzi, esuli. Hanno visto la regina degli scacchi, non tutti, no? Il baffo, questo. La vostra fantasia è pari a quella di Cigorin sulla scacchiera. Allora, comunque, mentre Sono sono orfani. molto più semplice anche perché ricollegandomi a quello che no, sta dicendo alla storia bellissima, bellissima, anche molto triste che vi ha raccontato Carlo. Tutti e tre sono nati nella stessa città, no? Sono della scuola di San Pietroburgo, San Pietroburgo o Leningrado, che dir si voglia, no? Tutti e tre sono nati nella stessa città, per cui anche nella tradizione scacchistica russa sovietica c'è stata questa distinzione fra la scuola di Mosca e la scuola di, penso all'epoca fosse più che altro di Leningrado o di San Pietroburgo. Tutti e tre sono nati in chat, vi divertite. Comunque, la cosa incredibile è che tutti e tre hanno vissuto un'infanzia estremamente drammatica.
Cioè, Cigorina, io non, questi aspetti li sto scoprendo insieme a voi, grazie a Carlo. Non sapevo che avesse vissuto un'infanzia così drammatica. Molto noto però è il caso di Spassky e Korchnoi, che hanno vissuto l'infanzia durante i terribili anni dell'assedio di Leningrado. E se vi leggete alcune pagine, non sia in generale sull'assedio di Leningrado che proprio della storia personale, vedrete che questi due giocatori hanno subito, hanno sofferto da piccolini delle cose terribili. E anche Chigorin è accomunato, e poi possiamo dire che anche dal punto di vista stilistico, ma questo soprattutto Spassky. Su Spassky e Chigorin poi torneremo dopo. E comunque questo però significa che questa gente si è creata le ossa, si è proprio fatta le ossa così. Cioè, uno che vive in orfanotrofio non è che dopo abbia paura di qualcosa perché è abituato a lottare. Questa è una situazione veramente drammatica, proprio al limite del nazismo, come ho cercato di raffigurare qua, perché questo, cioè, avere i bambini, mettere un prete terribile che insomma. E a un certo punto però succede che uno deve reagire e obiettivamente è successo che Chigorin ha veramente creato in questo, nei confronti di questo direttore l'idea più geniale che abbia mai potuto avere nei confronti per reagire a questa situazione. E l'idea geniale è esattamente questa qua, oddio, se n'è andato tutto. Problema grosso. Non è un problema grosso, è il problema di Cigorin che ha detto: ma scusa, ma se Murphy giocava alla cieca? Ma se Stiles giocava alla cieca? Sai che facciamo? Mo, chiudiamo un attimo il direttore da una parte, spegniamo le luci e gli facciamo un po' di insegnamenti a questo direttore che è stato massacrato di botte. E io sono felice dopo tanto tempo di leggere queste cose, massacrato di botte il direttore fin quando ci abbiamo avuto un direttore nuovo di zecca. Eccolo qua. Praticamente svenuto, l'hanno ammazzato e che goduria, direttore distrutto, soltanto che ovviamente poi si sono riuniti. Questa è stata una storia a lieto fine. Perché i vertici che organizzano, i vertici non so, amministrativi della società dell'epoca, chiamano sto direttore e dico: senti, te adesso dai le dimissioni volontarie. L'hanno spedito praticamente chissà dove. E quindi direttore via, punito per sempre. Soltanto che non solo il direttore è stato punito, ma questi nove personaggi, fra cui io gli altri non li conoscevo, se no avrei messo le faccette. E sono stati buttati fuori dalla scuola, però quindi fine della storia di Cigorin dentro l'orfanotrofio. Praticamente dopo 9 anni era entrato come ho scritto prima, questo è successo nel 1868, no, è stato lì 9 anni, buttato fuori e comincia a vivere, quindi vive fuori. Difficoltà a trovare lavoro, poi si trasferisce a San Pietroburgo, quindi, e dopodiché quindi inizia a giocare a scacchi. Devo dire che inizialmente, appunto, lui non era molto attivo, no? E quindi adesso facciamo una cosa, cominciamo perché sennò poi dopo c'è Martorelli che mi sgrida perché dice: Carlo, però tu tanto abbiamo detto di fare corso di scacchi, sta a vedere le figurine. Allora parliamo anche di scacchi ogni tanto e quindi vi facciamo vedere chi era questo personaggio e come giocava, perché è il massimo, lui è il massimo della potenza dinamica. Carlo, vorrei dare un consiglio da istruttore a chi ci segue, no? Perché è chiaro che questo è un corso di scacchi. Innanzitutto, non si pensi che conoscere la storia dei grandi campioni non sia studiare gli scacchi, perché vedete la passione che Carlo vi sta trasmettendo. È qualcosa che va al di là delle mosse, ma io non posso passare del tempo alla scacchiera se non mi diverto, e chiaramente non mi diverto se non ho studiato, se non ho amato tutto quello che c'è nel meraviglioso mondo degli scacchi, compresa anche l'infanzia di Chigorin, se volete. E poi un'altra cosa, è bello secondo me dare a un giocatore
un certo, diciamo, una certa riconoscibilità nelle mosse che possiamo fare anche noi. Cioè, mi spiego meglio, posso giocare una mossa come Chigorin, sono capace di giocare una mossa come Morphy, sono capace di giocare una mossa come Steinitz, riesco a riconoscere un po' come quando si va in un museo, no? Dici, ah, caspita, che bello questo Van Gogh, e come fai a riconoscere che è Van Gogh, no? E beh, hai studiato la vita di Van Gogh, eccetera. I grandi maestri degli scacchi sono un po' come i grandi maestri della pittura, per cui bisogna studiarli nel loro complesso e se vogliamo, in un certo senso, riprodurre delle mosse che nel loro stile, no? La pennellata alla Chigorin, e beh, bisogna vedere un po' che cosa ha fatto. Per cui adesso prego Carlo, diamo lo spazio alle mosse. Allora, ora ci vediamo una partita che, come voi brillantemente avete intuito, perché c'è scritto in italiano là sotto, è per corrispondenza. Lui in realtà è stato un analista, però cominciamo a vedere questa partita per vedere la potenza e l'energia che c'era. Noi fino adesso abbiamo visto Steinitz aveva cambiato stile e a un certo punto era tornato indietro. Oggi continuiamo a vedere Steinitz perché lo vediamo contro Chigorin, però in realtà adesso io vorrei presentare Chigorin con questa partita qua. Purtroppo ci sono tantissime partite, va fatta una scelta ed è impossibile vederle tutte. Prima di iniziare con la partita, però, Pierluigi, tu devi sapere che noi abbiamo una specie di rito, cioè siccome sappiamo che si vede mai la scacchiera, accendiamo un bel faro sulla scacchiera in maniera tale che si veda con più efficacia e ci mettiamo pure una stellina di Natale che non fa mai male. Allora, Carlo, mi hai fatto paura, pensavo dicessi accendiamo un cero, dico qua dove mi hanno portato, una cosa. Tu lo sai che stare in trasmissione con me devi stare sempre con quattro piedi in una scarpa perché non si sa quello che succede, no? Fino adesso già ti ho spento la luce, che già pensavi, oddio, mo che è successo? Altro che eco nel microfono, qua è successo che zompa tutto, no? Allora, cominciamo a vedere questa partita. Ovviamente non ci staremo tantissimo, però in questa partita ci sono alcune cose molto interessanti. Abbiamo occasione di avere un super esperto con tante U del gambetto Evans e quindi noi vediamoci anche questo gambetto Evans. E in più vi voglio far vedere questa partita perché è proprio un esempio perfetto di una cosa che dobbiamo fare sempre a scacchi, cioè scegliere quale principio applicare, i due principi strategici da seguire. Ve lo facciamo vedere anche mossa dopo mossa. Allora, anzitutto, questa ripetiamo partita per corrispondenza. Allora, ho sentito un attimo un giochetto di eco, quindi non vorrei fare come è appena successo. Allora, B4, ci sei per Luigi, vero? Non abbiamo problemi con Sì, microfono, ci tutto a posto. sono, ci Allora, sono. B4, questo io lo sai per Luigi, che lo dico sempre ai miei allievi, il mio amico Pierluigi sostiene che questa sia una delle aperture più adatte in assoluto per sviluppare le capacità dinamiche. Se vuoi fare confermare questa cosa e hai l'occasione di esprimerti, vai pure. Certo. Io definisco il gambetto Evans come il gambetto ideale o il gambetto perfetto, perché effettivamente, no, se in una prima fase dello sviluppo di uno scacchista bisogna concentrarsi sul principio del centro e dello sviluppo rapido, e beh, sacrificare un pedone laterale alla fine è ben poca cosa. E in compenso, come vedrete, il bianco si impadronisce del centro e sviluppa rapidamente i pezzi. Per cui, secondo me, questo è un consiglio che do per esempio a chi fra di voi sta cominciando a giocare a scacchi, no? Lasciate stare la teoria delle aperture e soprattutto lasciate stare la teoria delle aperture recente, perché spesso si pensa, no? Che uno vince perché ha il libro più recente o che uno vince perché ha guardato la partita più recente di Carlsen. No, uno vince perché sa giocare bene a scacchi. Per giocare bene a scacchi bisogna passare per tutte le fasi. Allora, una fase fondamentale è la fase del gioco tattico, del gioco dinamico, della ricerca dell'iniziativa, ancora più semplice della difesa e dell'attacco.
Quindi ricercate le aperture che vi permettono di mettervi in situazioni di questo tipo, fra tutte la mia preferita, anche perché l'ho giocata tante volte anch'io e già quando ero, penso già da maestro internazionale, per cui ringrazio Carlo per avermi, come dire, affibbiato un marchio di expertise di questa variante. E beh, vi consiglio davvero di cominciare con il gambe, è una delle aperture che raccomando, anche perché secondo me è fondamentalmente corretta, per cui non si corrono neanche troppi rischi. C'è da dire che all'epoca il gambetto Evans era in assoluto, penso di sì, penso che fosse in assoluto l'apertura più di moda, un po' come, che ne so, la berlinese al giorno d'oggi, per cui vedete che bella evoluzione che hanno fatto gli scacchi. E infatti noi oggi ci occupiamo di questa grande sfida per telegrafo, che vedremo a breve, che proprio si basa su questo scontro di idee. Allora, anzitutto Pierluigi, io già avevo fatto vedere a loro nelle scorse due, soprattutto anche dalla prima puntata, che qui noi vediamo che il gambetto, cioè il sacrificio di pedone, serve principalmente perché si conquista il centro. Si conquista il centro, vi ricordo, torno un attimo indietro per farvelo rivedere, vi ricordo che la stessa cosa era successa quando noi facciamo il gambetto di re e conquistiamo il centro. Quindi il sacrificio, diciamo così, di pedone laterale, che sicuramente indebolisce la diagonale, serve a conquistare il centro, cosa più importante, oltre a tutto lo sviluppo dei pezzi. Questo è un elemento. Allora, vediamo un po'. Anzitutto, cerchiamo velocemente, diamo un attimo un flash. Purtroppo non a tutte le domande che ci fate in Certo, chat, sennò siamo qua certo, certo. fino a mezzanotte e purtroppo io ho un budget limitato perché per Luigi è costosissimo, quindi tutte le mezze ore che lo abbiamo dobbiamo sganciare. Non è vero, sto scherzando, per Luigi è stato fantastico perché lui ci omaggia della sua presenza proprio come amico, quindi questo lo dobbiamo ringraziare doppiamente. Allora, facciamo un piccolo flash, un piccolo Sì, flash. con piacere Carlo, innanzitutto è un grande piacere stare qui con te, per cui non figurati, non ci sarebbe nessuna somma che mi darebbe la stessa gioia. E praticamente il gambetto Evans, come tutti i gambetti, tra l'altro io l'ho affrontato nel mio corso perché siamo colleghi in questo percorso, no? Tu stai cominciando il tuo corso, mi sa sei alla terza Terza, lezione, terza. mi pare, io ho già finito. Però siamo stati entrambi scelti, abbiamo avuto questo onore, no? Che è davvero molto, io ne sono stato molto molto fiero di essere scelti dalla FSI per essere i vostri insegnanti. E nel mio corso uno degli argomenti è stato proprio il gioco di gambetto, perché come vi dicevo, secondo me è importante conoscere questa modalità di conduzione della lotta in apertura. Gambetto fondamentalmente significa sacrificio di un pedone nelle prime fasi della partita. Giocando B4, il nero sacrifica il pedone B. Questo è il gambetto del capitano Evans, che era un capitano di lungo corso, un marinaio, un avventuriero. Qual è l'idea strategica? Costringere l'alfiere a perdere un tempo per catturare il pedone. Nel tempo stesso si sono aperte delle linee. Vedete, la colonna B, per esempio, è aperta. La casa B2, come dice qualcuno nella chat, può essere usata dall'alfiere. L'alfiere può andare anche in A3. Per cui sacrificare pedoni uguale aprire linee. Questa è l'equazione perfetta. Dopo C3 guadagniamo un altro tempo perché l'alfiere è attaccato. In partita addirittura il nero sbaglia perché mette l'alfiere in C5, questo era il vecchio modo di giocare il gambetto Evans. Dopo tanti anni di ricerche si è scoperto che le due mosse, fra virgolette, corrette sono alfiere A5 o alfiere E7, Vediamo un attimo mentre questa, dai, perché così gli diamo un attimo un flash sul trattamento moderno. Ma deve essere solo un flash, se no ci stiamo troppo, di no? solito si gioca così, dopo alfiere E7 il bianco gioca D4, vedete che l'idea è la stessa del gambetto di re, come diceva Carlo, cioè impadronirsi del centro. E su D4 il nero qui gioca una mossa un po' strana, cioè il nero gioca cavallo A5, cercando di allontanare quest'alfiere che è molto fastidioso. Dopodiché nella variante principale il bianco gioca cavallo per E5. Allora, qui però io credo che tu come giocatore, io per esempio in particolare preferirei tenermi l'alfiere e non recuperare il pedone. Questo comunque che vi stiamo facendo vedere è uno dei principi classici. Cioè,
Cioè il nero in questo trattamento si rifiuta di rimanere sotto, un po' come farà sempre Steins nella sua vita, ma immediatamente restituisce il pedone. Restituendo il pedone ottiene due cose importanti. La prima cosa che ottiene è che ottiene la coppia degli alfieri, pulisce un po' la posizione, ma immediatamente attenzione che ottiene un risultato molto molto importante. Cioè il bianco, ricordiamoci, ha fatto questo gambetto per ottenere l'affiancamento centrale, ma con questo metodo il nero immediatamente prende la coppia e spazza via l'affiancamento centrale. Assolutamente, assolutamente. Tollerare due pedoni appaiati al centro è la peggiore cosa che ci sia. E tra l'altro io qua colgo l'occasione per fare questa piccola nota storica. Allora, come vedete, il nero con questo trattamento moderno ha conquistato la coppia degli alfieri, ha privato il bianco di tutta questa iniziativa. Basta vedere che non c'è più l'alfiere sulla diagonale Campochiaro qua e quindi il bianco non ha più sacrificato un pedone. Si ricomincia da capo in un altro modo. Il giocatore moderno non è un giocatore che accetta di stare a soffrire come un pazzo, come faceva Steins. Intanto Sebastiano in chat ci ha aiutato a sostenere Cigorin dicendo che nel match Steins che ha fatto una brutta figura, perché Cigorin in effetti è andato, ha giocato, ha espresso un gioco molto molto più interessante forse. Allora, la piccola nota, ma solo come nota storica, è che ti dico che lo sai che i precedenti di questa variante, cioè la variante in cui si è giocato cavallo a 5 seguita da D5, vedono tutti italiani. Pensa, perché praticamente c'è un precedente in cui addirittura in cui hanno giocato in questo modo, soltanto come citazione, in cui nel 1957 ha giocato Porrega contro Awi, Owi, chiamalo come ti pare. Va bene, questa è la partita. Come vedete, il nero si è sviluppato molto, controlla il centro, eccetera. Questa è la partita Porrega contro Awi. Ma invece, se vediamo un altro precedente, il 1953, addirittura vediamo due italiani fra di loro. E la partita è questa qua, sarebbe Nestler contro Paoli, pensa, a Firenze del 53. E hanno giocato in questo modo. Qui io mi fermo soltanto qui, per Luigi c'è una mossa molto particolare, perché può essere di aiuto per il nostro pubblico. Il nero qui ha giocato alfiere B4, che è una mossa che va contro i principi degli scacchi, perché il nero ha un vantaggio ed è la coppia degli alfieri. Facendo, evidentemente il nero era preoccupato della potenza dell'alfiere e quindi gioca alfiere B4. E udite udite, vabbè che gli italiani non sono proprio i campioni del mondo, ma Paoli, no, scusate, Nestler qui, invece di sfruttare il fatto che il nero gli abbia proposto il cambio della coppia, che è una cosa ottima per il bianco, toglie l'alfiere. Questa mossa obiettivamente, diciamo così, non ci piace tanto. Non so se tu condividi la mia impressione. Ho avuto. Poteva giocare D5 al posto di alfiere B2? No, Guardi. ho capito quello che vuoi dire, che vorresti cambiare gli alfieri Sì, per. io vorrei semplicemente sottolineare il fatto che questa cosa, tra l'altro, ho anche un po', diciamo, poi anche dopo la mia valutazione cerco di controllare anche se i motori e qua persino i motori ci danno ragione. Ma questa è una piccola citazione, volevo soltanto ricordare che i primi a giocare questa linea moderna, in effetti, sono stati veramente quello era il campione del mondo nel 57. Però questa è una linea molto moderna, si è affermata negli anni 50. Ai tempi di Steins non si giocava così. Alfiere a 5 direi che possiamo anche, diciamo, non mostrarla, facciamo vedere la prosecuzione della partita. Allora, la partita è proseguita in questo modo. Come vedete, il bianco ha ottenuto quello che voleva, ha preso il centro, Qui però Eper D4 è un grosso errore, perché Eper D4 praticamente permette al bianco, guardate, il cambio Eper D C per D è come se io cambiassi il pedone E5 col pedone C3, e ovviamente nell'ottica del centro è un cambio disastroso, no? Questo cambio è possibile soltanto nel caso in cui si può seguire in maniera vantaggiosa uno scacco in B4, no? Per ragioni
legate allo sviluppo, al tempo, ma in questo caso il bianco ha pure arroccato, per cui E per D4 una mossa davvero disastrosa. Bisognava giocare alfiere B6, ma in tutte queste posizioni ci sono dei problemi tattici. Per esempio su alfiere B6, forse possiamo vedere alfiere B6, penso che ci sia non la classica combinazione di per E5. Perché poi c'è debolezza della donna con alfiere per F7 e la donna rimane in presa. Esatto, esatto. Comunque, questo quello che a noi piace col bianco, che è un gioco molto dinamico, molto spontaneo, il bianco ha ottenuto il centro, vedete, ha ottenuto anche una casa in C3 per portare fuori velocemente il suo pezzo, ma notiamo anche questo, vi ho fatto il disegnino, cioè 8 mosse, ragazzi, 4 mosse di alfiere. Cioè, in pratica il bianco ha detto al nero: senti, facciamo una cosa, io ti do un pedone vale 100 dollari, con un pedone tu per favore mi dai 4 mosse di mi dai 4 mosse? Mi dai 4 mosse e il centro? Caspita, siamo tutti contenti, no? E quindi questo è il succo, guardate qua, centro totalmente del bianco. Allora il nero adesso gioca una mossa che abbiamo già visto prima, che ci attesta il fatto che il bianco, l'energia di questo alfiere C4 è troppo forte. Vedete che cosa succede? Qui torno a quello che vi volevo dire dall'inizio. La partita di scacchi è sempre un confronto fra vari principi. Se non ci fosse questo confronto per Luigi sarebbe facile, noi abbiamo col computer, qual è il principio numero uno da seguire qua? Uno, e faccio quello. Allora, noi tutti sappiamo qua che uno dei principi fondamentali dell'apertura è non muovere più volte lo stesso pezzo. Il nero ha già mosso 4 volte l'alfiere, deve tirar fuori sicuramente il cavallo F6 per cercare di arroccare, eccetera. Eppure il nero contravviene questo importante principio e gioca incredibilmente, ancora una volta, muove un pezzo e lo mette anche fuori dalla scacchiera, lo mette a margine. Ma in questo caso specifico è talmente importante togliere la potenza dell'alfiere C4 che il nero ha dovuto bilanciare gli interessi, ha detto: senti, io investo un altro tempo ancora e caccio questo alfiere. A questo punto, per il bianco, per Luigi, qua c'è una scelta di stile, perché ci sarebbe chi sceglie alfiere D3 mantenendo l'alfiere potente in attacco e mantenendo il cavallo sbilanciato, spiazzato dall'altra parte, ma Cigorin è un giocatore ancora più veloce. E infatti ti aspetti da Cigorin un'altra scelta, e lui ha scelto alfiere G5. Sì, per questo è un maestro della vecchia scuola, no? Perché alfiere G5 fa pensare a Morphy. Morphy avrebbe giocato alfiere G5 senza esitazione. Perché è bello questo confronto, vedete che è per questo che noi dobbiamo, cioè qui noi capiamo bene le fondamenta degli scacchi, è una scelta fra vari principi. Lui ha dovuto, magari un giocatore un po' più posizionale, dice: io mi tengo l'alfiere che darà fastidio per tutta la vita su H3, su H7, e ti rimane il pezzo spiazzato. Ma invece Cigorin o Morphy o molti giocatori, anche Dubov avrebbe giocato alfiere B5 probabilmente, perché in questo modo è più veloce, vedete che avete un pezzo di più fuori. Ovviamente noi giochiamo alfiere G5, in questo caso è ancora più forte la diagonale, però abbiamo tutti capito che praticamente quando togliamo l'alfiere il pezzo è difendibile con donna a 4 perché ci andiamo a riprendere il pezzo lì. Ma abbiamo portato un pezzo fuori, abbiamo collegato le torri e siamo velocissimi perché abbiamo un pedone in meno, dobbiamo essere veloci. Incidentalmente, alfiere F4 è un po' più forte. Io vi posso esporre il ragionamento perché è divertente, cioè è carino e molto istruttivo. Perché voi potreste dirmi: ma perché alfiere F4? Ma sbatte contro D6? Non c'ha senso. No? Invece, guardate il ragionamento sotteso che un maestro internazionale come Pierluigi fa a occhi chiusi. Allora, il ragionamento è: se io gioco alfiere F4, cioè qual è uno dei miei punti più importanti qua? È la casa D5 per il cavallo. Lui non potrà consentire che, vedi che questo è in pratica sarebbe un avamposto davanti al pedone, come in tutti i casi degli avamposto, no? Lui dovrà reagire probabilmente con C6 e io me ne andrò. A questo punto avrò un alfiere F4 che fa una pressione pazzesca su D6.
Guardate come sono concatenate le idee logiche. Tu che dici qua? Ti piace più Alfil F4, Alfil H4? Cosa ti piace di più? Non saprei, non saprei. A me in una posizione del genere piacerebbe di più aprire il gioco con E5, per cui vedo che secondo me Chicorin voleva giocare il prima possibile E5. E allora Alfiere H4 serve per dei motivi tattici. Strategicamente sono d'accordo con te, Alfiere F4 è una mossa più in linea con lo sfruttamento della casa D5. Però secondo me una volta che si fa mangiare l'alfiere in C4 sta cercando, no? Cambiato quell'alfiere ci sono due possibilità di avere il vantaggio, o un'apertura violenta del gioco, oppure dal punto di vista posizionale una struttura, per esempio con D5 e poi F4, cercando di soffocare un po' l'alfiere avversario. Diciamo che oggi non tantissimi giocherebbero così, è un gioco un po' all'antica. Io sono sicuro che dopo cavallo per C4 il nero dovrebbe avere una posizione almeno accettabile. E vediamola, vediamola. Comunque, avete visto questa partita che io ho scelto per raffigurare lo stile di Chicorin, ma ogni mossa ci dà l'occasione per fare una valutazione, una comparazione fra due mosse e una comparazione fra due piani e due principi. Questa è la difficoltà degli scacchi. Voi dovete sempre vedere un piano, valutarlo, guardare l'altro piano, valutarlo e comparare i due piani. Molto, è molto affascinante vista così perché sembra anche meno facile giocare a scacchi perché ci sono regole e che vengono immediatamente. Vedete, donna D7 serve perché così contrasta la diagonale con donna F7. Anche qua un'altra scelta, un'altra scelta. Allora, il bianco gioca cavallo D5 come preventivato. Anche qua un giocatore molto rigido non giocherebbe mai come ha giocato il nero, che invece è la scelta corretta perché il problema del nero è il re che sta ancora in 8 e dobbiamo arroccare. E lui dice: questo è il mio problema numero uno. Non mi interessa se io, pur di risolvere questo problema, commetto un'altra, porto un pezzo, per esempio, in H6, che tutti dicono: oh, in H6 è orribile, ma lui dà priorità all'arrocco. Quindi anche qui, come prima, c'è da paragonare. Ora il nero avrà un pezzo molto brutto in H6 che comunque un po' svolge anche funzioni difensive, però quantomeno se ne va con quel re. Il bianco porta un pezzo avanti, vediamo che cosa succede adesso. Donna C1, adesso mi fermo un attimo qua. Ma che voi che siete qui in chat super preparati? Carlo, penso che in maniera un po' più moderna forse si poteva pensare di giocare cavallo E7, non cavallo H6. Eh sì, vabbè, adesso può essere pure, io non l'ho neanche analizzata quella perché sono troppe le mosse, non so, cavallo E7, è chiaro che cavallo E7 è una mossa, ah, tu vuoi sacrificare per restituire, ma no, che cosa vuoi fare? Cavallo Esatto, E7, sul cavallo per C7 no, scacco, cavallo per C7 scacco, alfiere per C7, donna per C7, arrocco corto. Per ridare materiale, e questa sicuramente è una scelta. Perché poi il nero, il bianco può mangiare D6, per esempio. Sì. E Però pulisci, pulisci. a quel punto gioco alfiere G4, torre D8, comincio ad avere un gioco molto sciolto. No? Penso che un giocatore moderno avrebbe almeno considerato questa possibilità. Sì, cioè, senza dubbio, perché per Luigi vi sta ponendo l'accento su quello che era il principio che abbiamo detto subito noi. Dovete restituire il materiale per pulire la posizione. Il nero ha giocato così un po' alla Steinitz, tra l'altro in quel tempo c'era Steinitz che andava in giro a giocare queste posizioni molto racchie per dimostrare quello che adesso vi facciamo vedere nel match famoso per telegrafo. Allora, intanto guardiamo qui, perché vi voglio in chat chiedere. Sì, C6, guarda, C6 è possibile, ma adesso guarda, ci sono 3000 varianti. Per esempio, qua posso giocare così. Vedi, mi vado a mangiare questa. Questa è tutta da giocare. Su C6 posso giocare anche donna 4 e si va avanti così. Il nero sta una schifezza con tutti i pezzi a casa. È per quello che C6, nel momento in cui abbiamo tutti i pezzi a casa, dobbiamo ragionare come Pierluigi, cioè dobbiamo ripulirla la posizione, non tenere
un po' alla Steinitz, tutti i pezzi e stai in questa posizione così. Ma vi voglio chiedere, torniamo qui. Che cosa vi viene in mente, o voi che avete seguito le prime due puntate di questa serie, e in particolare la prima puntata su Morphy, che vi viene in mente? Chigorin è venuto dopo Morphy. Allora, secondo voi Chigorin era così preoccupato che si è scassato tutti i pedoni sull'arrocco? Era così, sì, posizioni racchie, gergo marzano scacchistico, è gergo marzano. Io ho giocato a posizione racchie, ma mica solo io, un sacco di gente, compreso Steinitz, per dimostrare la tempra del giocatore. Allora, comunque, ragazzi, in chat, torniamo seri qua, in chat, Chigorin era così preoccupato che si è aperto il re? Che cosa vi ricorda? Vi prego, fate un intervento minimo per darmi un po' di soddisfazione. Tutti quelli che hanno seguito la lezione, anzi, mi sono sbagliato, la serata su Morphy, che abbiamo. Oh, vedi, Vito Grande, Vito Biz. Noi su Morphy abbiamo fatto vedere che Morphy ha inventato questo schema che tutti gli altri attribuiscono a Fischer, invece l'aveva giocato già Morphy, e quindi Chigorin lo sapeva benissimo. Ha giocato in questo modo perché lui è un giocatore dinamico, e vediamo adesso che cosa avrà combinato con questa posizione. Per esempio, qui c'è, in questo momento ci sarebbe un cavallo per F6, mossa che risolve tutto. Ma uno come Chigorin, ma manco se tu gli fai proprio, gli dai uno stipendio per tutta la vita che gioca una cosa così col bianco, no? Quindi non c'ha proprio senso. Lui continua a giocare in questo modo, quindi massima attività, e qui vedi attacco doppio, ma tutto. Ecco, questo è un esempio dell'estrema accuratezza dell'analisi, questa per corrispondenza, eh. È da un po' di mosse che siamo così. Se non c'è donna F4, crolla tutto. Donna F4 si mette sotto, eventualmente sotto forchetta. E qui devi vedere donna F6, è un macello. Adesso, secondo me, io neanche. Guarda, i commentatori hanno anche sbagliato analisi, però io forse andrei un po' veloce perché se no non riusciamo a vedere tutto il resto. Se no. Certo, molto complessa, molto complessa. Però. Vedi la profondità dell'analista. La partita è andata così. Tra l'altro, obiettivamente, qua il bianco sta abbastanza male se noi siamo dei crudi accenditori di motori, perché qui ci sarebbe questa variante che il nero sta benissimo. Però vabbè, la partita è proseguita anche molto istruttiva perché fa capire come è andata. Vedi che gioca finalmente 5. Fa capire, ah, guarda, qui c'è un esempio su alfiere per D4 dell'accuratezza dell'analisi. Guarda quanto è bella la variante che aveva preparato il bianco. Guarda che bello, e qui c'è donna E4 che è super elegante. Il cavallo non lo puoi muovere, che c'è matto lì. Molto, molto bella. Quindi tutto frutto dell'analisi, perché Chigorin, differenza di Steinitz, e lo vediamo stasera, si basava sull'analisi concreta, cioè mentre Steinitz creava il dogma un po' come Tarrasch, Chigorin diceva: ma a me non importa niente di tutti questi principi, io guardo la posizione, analizzo la posizione e mi comporto come ci dice la posizione, che è un gioco molto moderno per Luigi, no? Assolutamente, assolutamente. Beh, Allora. diciamo che volendo riassumere in maniera un po' brutale, Steinitz cercava le regole e Chigorin cercava le eccezioni. E gli scacchi sono un gioco al tempo stesso di regole e di eccezioni, per cui è questo che rende il gioco, no, così interessante e anche così difficile, e tutti e due dal punto di vista loro avevano ragione. Allora, io intanto vi faccio notare che come Dubov oggi aveva una torre in meno, anche Chigorin ha una torre in meno qua. Però pensate la potenza dell'inchiodatura, che vedete, questo è il valore relativo dei pezzi. Qua tra l'altro donna F5 è più forte, in realtà donna H6, vedete che minaccia. Minaccia sia di utilizzare il pedone per distogliere la donna dalla difesa di G7, sia una semplice manovra con torre H3 per dare matto.
Chicory si è lasciato allettare da questa variante, con Don F5 sarebbe stata più forte. Qui il nero, ve lo faccio solo vedere a livello di cronaca, il nero perde l'ultima chance che aveva. È quella del contrattacco. Il nero gioca avrebbe dovuto giocare alfiere per F2. È l'unica risorsa perché minaccia in molte varianti un matto in G1. Per esempio, se giochiamo in questo modo, vedete che c'è matto in G1, cioè non si può mangiare in E7 perché c'è matto in G1. Il nero manca questa risorsa e a questo punto viene travolto dai pedoni bianchi. E vi faccio anche notare l'accuratezza dell'analisi. Per esempio, qui Chigorin gioca la mossa più precisa in assoluto, che è addirittura alfiere A1. Perché se gioca alfiere C3, gli arriva a un certo punto, perderà un tempo, dovrà tornare lì. Adesso non ve le faccio vedere le varianti. Però, insomma, andiamo a finire qui. E guardate la. Adesso c'è donna H8, per cui bisogna giocare F3. E guardate la potenza di questa inchiodatura. Il nero non può muovere nulla. Questa è una partita molto rappresentativa della potenza dei pezzi, del dinamismo di Chicory, che sta giocando con una torre di meno. Adesso finalmente può giocare torre H3 per andare a dare matto. In chat vedete qualcosa di meglio rispetto a torre H3? Ditemi se vedete una cosa un po' più divertente. Bellissima questa partita, io non la conoscevo Carlo, è assolutamente meravigliosa. Allora, se voi non mi dite nulla di più divertente, ve lo faccio vedere io. È veloce, gli scacchi sono una cosa veloce, non c'è più neanche bisogno di giocare torre H3, non alfiere D4. Qua giochi questa mossa bellissima. Donna H7 seguito dal matto qui, ci sarà alfiere H4 e poi presa il matto. Quindi guardate la posizione finale in cui il bianco ha una donna, una torre in meno e dà matto per questa totale chiusura. Allora, questa è la prima partita che ci siamo visti oggi, un po' velocemente. E questa conclusione, Carlo, significa che Chigorin aveva immaginato il matto finale e no, se l'è costruito, è incredibile perché le mosse F3, F4, F5 sono di una grande finezza, davvero, davvero impressionante. E quindi questa è la prima partita che io ho utilizzato per conoscere il giocatore. Adesso torniamo alla nostra storia. È stata una cosa comune anche per esempio a Alekhine, no? O Alekhine, come dir si voglia, che è stato prima ancora un grande analista, Keres, anche se ne possono citare tanti, perché prima il gioco per corrispondenza che portava a queste analisi così minuziose era molto molto importante. Poi chiaramente col computer oramai le analisi si fanno sempre, no? Con l'abbinata uomo-computer, per cui non è più la stessa cosa. Ma infatti pensa che gusto, perché tanto tu lo sai, no? Perché l'hai detto anche prima che io addirittura ho frequentato Leningrado. Pensa io come mi divertivo all'epoca con la mia barba lunga a analizzare per giorni una posizione. E qui adesso noi riprendiamo la storia del nostro campione per ricordarci che lui emerge con molta calma, diciamo così. Pensate che aveva cominciato molto tardi a giocare, quindi effettivamente era un giocatore talentuoso. Si comincia a imporre nel torneo di Berlino, lì dove arriva praticamente terzo a pari merito, e si comincia a far notare. Dopo il torneo di Berlino gioca il famosissimo torneo che io ho già fatto vedere l'altra volta, che è il torneo di Londra, dove per la prima volta hanno giocato con l'orologio doppio quadrante invece che con la clessidra. In questo torneo, ricordiamoci che nel 1880-83 l'Inghilterra era proprio la crema, no? Infatti io ci andavo spesso all'epoca, ci andavo più spesso all'epoca piuttosto che adesso, che non ci vanno più andare perché sono usciti dall'Unione Europea e quindi poi c'è pure il Covid, chissà se ci tornerò più. Ma per te, Carlo, il passaggio al doppio quadrante, no? Dalla clessidra al doppio quadrante è stato fatale. Per me è stato molto. Io ero talmente abituato alla clessidra che inizialmente. Poi mi sono allenato molto, tant'è vero che ho cominciato a chiamarmi mezzo minuto perché, ok, pensa quando giocavamo, se non c'erano neanche i secondi. Comunque, in questo torneo che abbiamo già commentato l'altra volta per Zukertort, lui si impone, si fa vedere, cioè comunque arriva molto ben collocato in classifica e rispetto agli altri si impone. E dopodiché c'è un
questa è una cosa che anche ho fatto vedere il famoso caffè della Regence che a te piacerà tanto. C'è stato questo match per telegrafo tra Vienna e Londra che io ho già raccontato. La freccina ve l'ho messa per far vedere quale era Cigorin. Dopodiché arriva il momento più importante, cioè lui si è affermato ormai, viene praticamente chiamato da tutto il mondo per sostenere la grande sfida, la sfida al campione del mondo, e si gioca all'Avana nel 1889 il match. Tra l'altro loro rifaranno anche la sfida di rivincita all'Avana, e il match va in questo modo, quindi Steinitz si afferma in maniera abbastanza convincente. Il secondo match sarà ancora più dura, ma Steinitz cominciava a diventare sempre più avanti con l'età, no? E quindi. Ma no, notate una cosa, notiamo una cosa. Oggi se facciamo un match fra due giocatori, no, di pari livello, sono quasi tutte patte. Invece lì se le sono menate di santa ragione. Questo è un match leggendario, famosissimo, innanzitutto perché è stato il primo match in cui si è sfidato il campione del mondo. E poi perché non c'è stata soltanto una patta, tra l'altro l'ultima. Guardate che roba, altro che le patte, no? Dei Sì, giorni e nostri. questo ti dà proprio l'idea di qual era l'atmosfera dell'epoca, cioè i grandi giocatori si prendevano proprio a pizze e senza nessuna remora, no? Tanto in chat vi dico che è sempre difficile cercare di coordinare le esigenze di tutti, perché mettere le coordinate significherebbe comunque far sì che chi vede la trasmissione col cellulare ha delle difficoltà, perché chiaramente vede peggio, perché devo rimpicciolire un po' tutto, eccetera. Comunque, e poi tra l'altro noi magari facciamo vedere le mosse muovendoci, per cui forse è un po' meno importante. Allora, però noi torniamo adesso che abbiamo fatto vedere quest'altra parte della storia, vi voglio far vedere un'altra partita. Con il grande Steinitz, vediamo un attimo la partita con Steinitz. Allora, tra l'altro, ce ne abbiamo tante, ma noi non faremo mai in tempo. Quindi, vediamo direttamente una partita molto, molto velocemente, soltanto come prologo. Questa è una partita del campionato del mondo, come leggete lì, è la settima partita. Ve la faccio vedere super veloce, solo per farvi vedere come giocavano loro due. Cioè, questa in realtà è un po' il prologo alla nostra serata di oggi, perché loro, come vedete, indovinate che apertura ha giocato Cigorin qui? B4. In realtà c'era una sfida fra i due. La sfida era giocare questo tipo di posizione. Tra l'altro, come Pierluigi sa benissimo, praticamente donna F6 è una mossa molto critica, molto debole, che al mondo ha giocato solo Steinitz nel 1800. Dopodiché non la giocava più nessuno. Nessun giocatore moderno farebbe così, ma lui si era fissato, voleva dimostrare quello che adesso vi diciamo sul match. Anzi, ve lo anticipo adesso. Steinitz in realtà diceva: ma io qui ho un pedone in più. Guarda quanto è sottile, è matematico il suo ragionamento. Allora, guarda Steinitz, Pierluigi, tu lo sai che Steinitz ragionava come un motore, come Stockfish. E lui diceva: io, ok, il bianco sta meglio. Quanto avrà di vantaggio? 0,50, 0,70, 0. Ma sicuramente non ha più uno. Non ha uno. Io ho un pedone in più, quindi sto in vantaggio. Pensa che livello di analisi quello di Stanitz. Però Stanitz, nella sua ostinazione, si era proprio fissato a giocare così. Giocava queste posizioni atroci. Tu dimmi, Pierluigi, in vita tua, se giocheresti mai una cosa del genere col nero? No, 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 neanche sotto tortura, non so perché lo facesse Steinitz, no? Perché anche lui è nato come giocatore della vecchia scuola, se chi si ricorda la famosa partita Steinitz Bombard-Leben, no? Giocatore d'attacco micidiale, meraviglioso, non lo so davvero, però vi posso dire un epilogo, se volete, curioso, cioè
dopo l'esito drammatico in cui perse praticamente tutte le partite contro Cigorin nella sua variante, diciamo, difensiva sbagliata contro il gambetto Evans. A un certo punto Stenitz dovette giocare contro un altro fortissimo giocatore, anche lui pretendente al titolo, un ungherese di nome Gumsberg. E curiosamente Gumsberg lì giocò il Cioè, gambetto aspetta, Evans. te, aspetta, aspetta, fermati perché ti porto alla posizione in cui devi dire questa cosa. Mi perdevo questa chicca? Alla prossima partita ti ci porto e la ridici puntuale sulla posizione, molto simpatica questa cosa. Allora, l'ho interrotto per esigenze proprio di cronaca, perché così vi faccio vedere la posizione in cui Gusberg gli disse questo, che è simpaticissima. Allora, intanto qua, questo perché è il prologo della sfida per telegrafo? Perché in realtà qui Stannis gioca una mossa molto brutta, che è già praticamente posizione persa, cioè donna G6. È buffo il fatto che nel suo libro Modern Chess Instructor, che io ho, il cui link ho anche girato l'altra volta, lui che cosa fa? È furbone Stannis. Lui scrive: vabbè, donna G6 non è buona. Mica ti dice qual è il miglioramento. E si era preparato questo miglioramento che vedremo nella partita successiva. Però comunque è miglioramento o non miglioramento, la posizione è orribile. Qui vedete che succede: il bianco si è ripreso il pedone di vantaggio, ma qui c'è una differenza abissale. Cioè il nero ha restituito il pedone di vantaggio, ma di solito lo dovete restituire quando pulite la posizione. Qui l'ha restituito, o comunque l'ha perso forse, diciamo che l'ha restituito. Ma la posizione è una cosa inguardabile e tra l'altro Stanitz, che tra l'altro perché sarebbe normale giocare D6, però voglio tornare su questo punto. Questo è anche un punto che chi ha studiato bene Stanitz riconosce. Perché? In realtà, perché Stanitz non gioca D6? Perché giocando D6 sarebbe andato contro i suoi principi. Il suo principio era: tu attacca con i pedoni che io ti sfrutto le case deboli che si creano. Ma vedete che le case deboli qua in E6, cioè non, il cavallo non va nelle case deboli, il cavallo va nelle case che sono controllate. Quindi Stanitz sta molto lontano qui dal poter controllare col cavallo le case che lui ritiene topiche, no? Che sono C5 ed E5. E per cui Stanitz non gioca così, ma gioca a donna per C3. Questa posizione anche è, questa partita è una cosa inguardabile, ma vi dimostra, ecco, guardate qua e guardate che differenza c'è. È così che voleva giocare Stanitz. Cioè, sei avanzato fino a D6. Ah, che bello, ti sei avanzato. Io adesso prendo spazio su tutti i buchi che tu hai fatto. Ma ragazzi, siamo nel 1880-1890. Oggi, se voi fate a giocare per Luigi una roba del genere, secondo me lui abbandona qui. Perché È la posizione. probabile, è probabile, ma se un mio allievo gioca così non sarà più per molto un mio allievo. Questo è poco ma sicuro. Comunque, ragazzi, sulle coordinate vi prego, io non sto citando Alfiere B5, 5, 6, sto facendo vedere le mosse con le freccine. Per cui, e poi comunque considerate che adesso non vi servono per seguire la trasmissione. Immaginate che brutto se io rimpicciolisco tutto e faccio vedere le coordinate e voi vedete peggio, no? Allora, qua la posizione è una cosa bruttissima. Dopo Alfiere B3, che è una mossa deliziosa, che ci attesta un altro fatto che strategicamente ci dobbiamo sempre ricordare, perché noi dobbiamo ricordarci che la potenza della donna, la donna è importante perché controlla tante case, ma è importante avere la donna perché è capace di zompare da una parte all'altra della scacchiera in un battibaleno. Questo è quello che Cigorin ha avuto in testa e si è accorto che saltava dall'altra parte. Per la cronaca, dopo questa partita, Steins ha cominciato mi sa che qua la perdo nei suoi commenti e dice che deve fare a casa e guardate come viene travolto. Non ci soffermiamo in analisi qui perché veramente non ci serve. Un'altra mossa giudicata proprio splendida dallo stesso Steins, come ci dicevi tu, Pierluigi, lui aveva
sempre decantato le lodi, no? Su Cicori, perché qua un altro avrebbe giocato Pedone Impresa. Ma Pedone Sì, Impresa si becca cavallo questo. F5. Sì, ma ti becchi quel cambio delle donne. Sì. Noi non vogliamo questo, ma vogliamo tenere. Quindi massimo dinamismo, come alla ricerca del dinamismo, come si impone per, e arriva anche il cavallo per questa serata, il titolo della serata, e guardate i pezzi del nero dall'altra parte dove stanno, è un massacro ineguagliabile, cioè una partita questa che è pazzesca, cioè il bianco guarda che cosa gli fa. Andiamo avanti velocemente perché comunque il nero è distrutto e quando siamo così noi possiamo sacrificare un pezzo perché tanto comunque il nero ne ha già due di meno, quindi se ne sacrifichiamo uno abbiamo sempre un pezzo in più. Infatti il bianco sta giocando con quattro pezzi, il nero in sostanza con due perché questo qui è inchiodato. Devastante, e il nero ha abbandonato così. Questa è una partita del mondiale per rispondere a coloro i quali hanno cercato di sostenere che nel mondiale Steinitz ne fosse uscito meglio. Mi pare che non sia così. Allora, adesso dobbiamo passare, quindi, avendo fatto questa specie di, diciamo, di prologo che poi è durato più di un'ora, perché ovviamente questi erano i tempi previsti. Noi siamo puntualissimi al minuto. Adesso noi, anzitutto, io a questo punto ti devo dire che qui da me ti confesso che è veramente venuto un freddo terribile, per cui io non accetto più di stare in queste condizioni, ma è pieno di neve e lo voglio far vedere. Dunque, torniamo un attimo alla nostra storia e torniamo anzi alla partita per Telekom, che questo è molto interessante parlarne. Allora, dunque, partita per telegrafo. È una sfida fra due pensieri. È per Luigi, vuoi dire perché ti affascina così tanto questa sfida fra due pensieri? Beh, sì, perché innanzitutto la cosa più affascinante secondo me è che Cicori giocava come sapeva giocare, come sentiva e come si era sempre giocato, per cui alla fine, vabbè, la cosa che a me impressiona è proprio l'ostinazione, la caparbietà di Steinitz, che pure secondo me era abbastanza forte per capire che qualcosa non è che andasse bene nelle sue difese, no? Secondo me anche lui sapeva, però io penso che Steinitz facesse proprio degli esperimenti. Per cui, mentre per Cigorin la partita era fondamentalmente il pretesto per dare sfogo al suo genio artistico e quindi creare un'opera d'arte, invece per Steinitz la partita era il necessario banco di prova delle sue teorie. E più forte era l'avversario, più avrebbe imparato. Quindi, quando voi vedete quelle orribili partite di Steinitz, che sono veramente orribili, come ce ne sono di meravigliose, semplicemente è Steinitz che sta imparando, è Steinitz che sta mettendo alla prova quelle che sono state le sue intuizioni. Ed è davvero incredibile perché immaginate, no, che uno sta giocando a scacchi, l'altro invece sta mettendo alla prova una teoria. È assolutamente pazzesco. E per cui davvero. La mia simpatia istintivamente è sempre andata a Cigorin, però non sottovalutate neanche per un secondo Steinitz che davvero si è sobbarcato un lavoro colossale, cioè ha fabbricato da solo tutta la teoria degli scacchi alla quale poi tante volte, no, noi ci rifacciamo. E come io, perché sai che loro hanno già seguito la seconda puntata su Steinitz, quindi noi, quello che io più ho ammirato di Steinitz è che lui ha fatto un lavoro assurdo, pazzesco, cambiando completamente il suo stile, ma non era mica il numero 32 del mondo, ma non era mica il numero 85 del mondo, ma non era mica uno esordiente, era il numero 1 del mondo e ha cambiato se stesso per mettersi alla prova. E per questo Lasker disse: Steinitz non è un giocatore. Lasker,
deve aver sentito questa cosa che hai detto tu, secondo me, in qualche webinar, perché lui anche ha detto: Steinze non è un pensatore, Steinze non è un giocatore, non è un agonista, è troppo profondo per essere un agonista. Pensa che bello, è come se io ti dicessi: Pierluigi, sei troppo profondo per essere un agonista. Tu non saresti offeso perché avresti un complimento veramente enorme. Lasker invece è stato un super agonista, ma non questo lo vediamo nella quinta puntata. Il mio punteggio Elo lo sarebbe e lo è comunque. Allora, qui passiamo a questa storia. È molto affascinante perché è una sfida. Vi posso raccontare un paio di chicche. Intanto pensate a quanto potesse essere affascinante una sfida per telegrafo nel 1890, quando pensate che qui loro utilizzavano tre cavi transatlantici, due di questi cavi erano stati posizionati nell'anno prima. Quindi pensate quanto fosse moderna questa cosa che oggi faremo con WhatsApp. L'aggeggio sul banchetto è il telegrafo. Ovviamente i più scaltri avranno intuito che questa è una ricostruzione burlesca che ho fatto io. Tra l'altro la foto non è successiva perché la foto in realtà corrisponde al match di ritorno mondiale che fu giocato 2 anni dopo. Però io ho trovato spunto. Pensate che cosa significava all'epoca: uno stava in Russia e uno stava in America e giocavano per telegrafo, una cosa veramente bella. Allora sì, praticamente c'erano 3 giorni di tempo per rispondere, e però Pierluigi, raccontiamo anche questo, cioè pensa il vantaggio che aveva Cicorin. Allora, Cicorin innanzitutto ha potuto scegliere le aperture, perché questo non tutti lo sottolineano. In realtà Stanisi gli ha mandato una serie di posizioni e ha detto: tiè, scegli tu. E lui ha scelto queste due qua. Quindi, primo vantaggio per Cicorin, le ha scelte lui. Ovviamente Steins aveva dato l'elenco di posizioni. E Cicorin ha scelto queste due qui che voi vedete. Ma altro vantaggio enorme di Cicorin. Quindi qua si vede che non era proprio l'agonismo di Steins, ma era la ricerca, lo studio della verità. Tutte e due le posizioni deve muovere Cicorin. Ok, però diciamo una cosa, diciamo quanto ci ha visto lungo Steinitz, no? Innanzitutto cavallo H6 nel gambetto Evans, e in certe posizioni si gioca anche adesso e mi pare che nella posizione sopra indicata, ok, non so se sia davvero giocabile, ma comunque meglio rispetto a quello che aveva fatto prima, no? Che era orribile con donna F6, cavallo E7, si era fatto strapazzare. E soprattutto la seconda variante, no? Che è un fegatello in pratica con cavallo H3, l'idea cavallo H3, che all'epoca penso che fosse davvero rivoluzionaria, e beh, poi è stata giocata anche da Fischer e si gioca anche tuttora. Per cui, ok, Cicorin ha scelto e ha scelto delle posizioni adatte al suo stile, perché se vedete in entrambe le posizioni ha sacrificato un pedone per avere un miglior controllo del centro, no? E un migliore sviluppo. Quindi alla fine Steinitz ha accettato di giocare contro il più grande campione della vecchia scuola nelle posizioni della vecchia scuola affrontate dalla sua nuova scuola, che però non è indicata per queste posizioni. Bisogna dire che fondamentalmente Steinitz ha perso perché ha voluto insistere a giocare secondo i suoi principi, ma su posizioni nelle quali i suoi principi non è che andassero bene, no? È chiaro che certi principi vanno bene sempre, però stare a pensare a una piccola debolezza pedonale in una posizione in cui gli stanno dando matto, il grande campione ha un po' esagerato, ha un po' voluto portare alle estreme conseguenze le sue intuizioni. Però la sfida era questa. La sfida era: tu avanza pure, perché avanzando tu
crei dei buchi. Io resisto e dopo vincerò. Guardate che queste sembrano fesserie, le stiamo dicendo io e Pierluigi nel 2020, ma nel 1890 era una cosa di un'innovazione mostruosa, perché tutti quanti, ma tutti, pure quelli dentro il bar, qualsiasi giocatore giocava che praticamente pronti via tutti i pezzi in faccia all'avversario. Quindi Steins, la gente lo guardava un matto, dico, ma che sei a dire? Ma sono 500 anni che giochiamo così, mo arrivi tu, ci cambi tutto. Eppure lui ha cambiato tutto, ha gettato le basi per gli scacchi moderni, come tutti i campioni del mondo ci hanno detto. Allora, questa quindi è una sfida di pensiero. Altre cose simpatiche, tra l'altro, io vi devo raccontare. Perché Steins era talmente studioso che inizialmente disse a Cigori, senti, ma facciamo una sfida in consultazione. Ah, scusa, è il contrario. Cigorin disse sì, però la facciamo in consultazione. E Sainz disse no, no, non la facciamo in consultazione che c'è un sacco di gente che poi dobbiamo impicciare. Facciamo che io e te siamo i capitani. Ci possiamo consultare con chi ci pare, però facciamoli e te le mosse per favore, che questi altri ci capiscono niente. Così gli ha detto. E praticamente hanno giurato che loro erano il dominus, no, del nero del bianco, era Sainz e Cigorin, e si potevano far aiutare. E ci abbiamo, guarda che cosa ci sono andato a ritrovare io, ci abbiamo persino le prove. Cigori l'ha presa molto, ma molto sul serio. Qua lui si è andato a fare, aveva i rapporti con un certo Markov, che tra l'altro è un matematico russo molto famoso, però era anche un giocatore per corrispondenza, è un giocatore molto valido. Pensa che con questo Markov Cigorin ha giocato un match di allenamento per il secondo match mondiale, ha persino perso una partita, eh? Quindi questo Markov è molto... È un giocatore serissimo. Come vedete da questa lettera che Cigoni scrive, vedete che buffo. Praticamente sta dicendo: oh, guarda che questo mi ha giocato C7 e C6 nella posizione 1, è cavallo G1, cavallo H3 G1, che famo! E gli ha detto: senti, ma ci vediamo fra 3 giorni, dobbiamo... aveva solo 3 giorni per rispondere, e quindi praticamente ha proposto un incontro con questo Markov. Pensate quanto Cigorin tenesse a questa partita, a questo match, che era uno scontro di idee, e che proprio mostra che lui era proprio un analista. Oh, altra cosa simpatica, praticamente che è successo durante questo match? Voi pensate, un 1890, noi stiamo in America da una parte e in Russia dall'altra. Questi si scrivono mesi, 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 e si cominciano a scrivere queste cose che non si capisce niente. H3, G1, ma che serve? Praticamente, dramma. Cioè, la polizia americana non ci ha capito niente. Ha detto: senti, ma qua io, questi, cioè, i russi. Perché dovete considerare che Stein se veniva da fuori, cioè quello l'avevano accolto in America, dopo un po' di anni si comincia a scrivere tutte cose stranissime ai russi, e niente, non c'è stato niente da fare. Praticamente, a un certo punto si narra che non c'è la prova, ma si narra che praticamente Stein si sia stato arrestato, perché questi hanno detto: tu ci stai facendo la spia, sei venuto in America apposta e sono sicuro che ci stai facendo la spia. In realtà ci sono, diciamo, delle fonti divergenti. C'è stato questo famoso Edward Winter, che non si sa manco chi sia, che ha scritto: ma non ci stanno le prove nei verbali della polizia. Io non ci credo a questa cosa. Non è che mo perché non ci stanno le prove nei verbali della polizia non è successo. Cecchi, tu che cosa mi sai dire di questo episodio simpaticissimo, Pierluigi? E che ti so dire, che Prima di rispetto tutto, dimmi se appunto. c'eri in quel periodo, se leggevi i giornali e se ti No, sei accorto mi della è notizia. sfuggito, all'epoca mi interessavo ad altre cose, mi è sfuggito. No, devo dire che non conoscevo questo dettaglio, non sapevo che fosse stato addirittura arrestato per giocare. Non sarebbe stato il primo campione del mondo, no? Perché anche Bobby Fischer ha passato, mi pare, una notte nel carcere di Pasadena. Quindi hanno qualcosa in comune questi due grandi giocatori. E in effetti il sistema di mosse così cifrato, no, ha un che di misterioso. Se ci pensate, l'esercito inglese scelse i giocatori di scacchi per decifrare il famoso codice Enigma.
Non so se Carlo ce ne parlerà un po' nelle prossime puntate storiche, però è risaputo che un grande scacchista inglese, che penso fosse O'Donnell, Alexander, scusate, partecipò, no, nel famoso gruppo in cui c'era Alan Turing, che poi scoprì come si decifrava il codice Enigma, anche perché le mosse scacchistiche scritte così effettivamente fanno pensare un po' ad un codice. Comunque, Steinitz era un po' un personaggio sui generis, avete capito che è molto convinto delle sue idee, provocatore, ma come poteva essere provocatore Socrate? No? A me fa pensare un po' a un personaggio di questo tipo, Steinitz, cioè costringeva tutti i malcapitati o ben capitati che gli capitavano a tiro a pensare in maniera leggermente diversa a come avevamo pensato fino ad allora, no? Cioè poneva delle domande a volte scomode, diceva insomma, dimostratemi che ho torto, altrimenti avrò ragione, la barba è uguale. Sì, in effetti, diciamo che ci sono dei punti di contatto. Anche Socrate fu arrestato, quindi attenzione a fare troppo i filosofi. Ah, benissimo, e torniamo alla scacchiera per vedere finalmente questo grande scontro e quanto è stato interessante. Qui vi posso anche praticamente riferire i commenti di Steinitz, che questi sono bellissimi. Praticamente, allora, prima del match Steinitz ha scritto. Allora, vi dico subito questo. Dunque, io ho un pedone in più da una parte e dall'altra. Quindi, sì, Cigorin penserà quello che penserà lui, ma io vi dico che siccome lui penserà di fare un attacco sul lato di re che mi sfonda, eccetera, però io vi dico che secondo la mia teoria questo non porta ad alcun risultato. Sono convinto di vincere una partita e di battere l'altra partita. In realtà mi aggiudico il match in questo modo. E quindi vi dico, sottoscrivete pure il mio favore. Perché dice così? Perché all'epoca si giocava anche un po' come sulle scommesse, nel senso che la gente scommetteva e si alzava la posta in questo modo. Quindi vediamo un po' che cosa succede. Questo in realtà, come tu Pierluigi, noi ci siamo detti mesi fa, e in effetti questo è uno degli scontri più romantici. A differenza dello scontro epico fra Nimzowicz e Tarrasch, in realtà quei due si odiavano, mentre questi, come tu hai sottolineato, si stimavano tantissimo. Eh Quindi, sì, questi si vogliono bene, no? allora, questa è la prima posizione che abbiamo visto, donna F6, e qua possiamo raccontare l'episodio del match. Ti lascio raccontare questo episodio del match mondiale con Sì. Gusberg. Mi ha sempre fatto molto ridere perché dimostra un po' lo spirito cavalleresco di quei tempi, no? In pratica Lasker, diversi anni dopo, deve giocare contro un avversario ancora più giovane di Cigorin, Gunsberg, che è pericolosissimo sfidante al titolo di campione del mondo, e a un certo punto, quando Gunsberg gli gioca il gambetto Evans, Steinitz, prima di fare la mossa sbagliata, donna F6, che forse anche lui si era reso conto che effettivamente non è che fosse così buona, gli disse: "Ma maestro, lei ritiene che io sia obbligato moralmente a giocare la mia variante contro il gambetto Evans?" E Gunsberg, che aveva studiato bene, diciamo, le carte e che sapeva che avrebbe vinto facilmente, gli disse: "Beh, sì, lei è obbligato a giocare." No, non gli disse di sì, gli disse: "E beh, tutti quanti si aspettano che lei giochi in questo modo." Per cui Steinitz, ancora una volta, pagò cara la sua ostinazione, la sua, diciamo, convinzione, giocò questa variante e perse di nuovo. Infatti, e poi dopo ti faccio anche vedere velocemente la variante perché in effetti è incredibile che il giocatore abbia ripetuto. Allora, la posizione di partenza è proprio questa qua. E vedete qual è l'analogia tra questa mossa cavallo H6 e la mossa cavallo H3 nella due cavalli. Però, come ci ha Sì, detto Pierluigi, quella è una mi mossa veniva moderna. pensato una cosa, Carlo, no? Cioè perché? Perché poi alla fine Steinitz, voglio dire, ci capiva tanto. Per giocare in questo modo così strano significa che è arrivato alla conclusione che non deve spingere in D6, perché altrimenti la mossa normale sarebbe di spingere in D6, in qualsiasi momento spingere in D6. Però faccio notare una cosa, quando la donna va in F6 non si può più spingere in D6. Per esempio, se al posto di cavallo H6 il nero facesse D6, qui c'è un dettaglio fondamentale di tutto il gambetto Evans, che è difficile da trovare se non si conosce, cioè qui il bianco vince un pezzo giocando una mossa bruttissima, giocando D5, che non è bella da vedere,
però vince un pezzo e quindi questo è un grosso problema. Il problema di Donna F6 è che poi il nero non può più giocare di 5, ecco di 6, ecco perché non gioca, ecco perché non gioca di 6 stance, no? Altrimenti voi vi chiedereste, ma insomma tutti quanti giocherebbero di 6 in questa posizione perché il campione del mondo non la gioca? Non la gioca perché perde un pezzo. Quindi il grosso problema di Donna F6 è che di fatto rinuncia a giocare di 6. Oggigiorno, no, il nero effettivamente gioca con di 6. E comunque Steinitz all'epoca era proprio un sostenitore del fatto, io questo l'ho fatto vedere l'altra volta, che i pedoni laterali, diciamo il pedone D no, ma i pedoni laterali non vanno mai mossi, cioè praticamente la grande sfida era questa, era io tengo tutti i pedoni fermi e la vera scoperta di Steinitz fu quella di proprio di trovare per primo questa cosa molto profonda per l'epoca. Tutti si lanciavano in attacco e lui scoprì che, guardate, quando oggi Pierluigi mi sa che l'hai detto anche su Chess 24, i pedoni non tornano mai indietro, ma l'ha detto Steinitz e lui dice, guardate, quando vi lanciate in attacco rimangono dei buchi, lo ripeto perché è molto importante, lui vuole proprio sostenere la sua teoria e lo fa in questo modo. Cerca di farlo in questo modo. Allora andiamo subito a vedere che cosa succede. La partita è molto bella. Dobbiamo dire una cosa, Carlo, cioè se il nero la fa franca, se riesce ad arroccare, sta bene, avrebbe ragione Steinitz. Allora, questa è la posizione in cui Cigorin manda la lettera. Ve l'ho fatta vedere prima, no? Vedi, ha giocato C6 e qui sta, tra l'altro, ha giocato C6 in realtà nel match all'Avana, nel secondo, Stanis giocherà Donna G6 che ancora di più lascia i pezzi, i pedoni per aria, i pedoni, scusate, indietro. Quindi Cigorin gioca alfiere 2 e le varianti non le facciamo vedere tanto, vi voglio raccontare quello che dice Steinitz. Steinitz gioca alfiere C7, cioè pensa, sta, perché chiaramente qua il bianco minaccia cavallo C4, cavallo per B6, insomma è problematica. E Steinitz qua dice, allora, Steinitz scrive nei suoi commenti, perché poi dovete pensare che era molto divertente questo fatto, siccome il match era per telegrafo, durante il match, gli stessi giocatori, Steinitz scriveva e quindi lui qui ha scritto: il mio avversario conduce l'attacco come nei nostri match precedenti, ossia da esponente della vecchia scuola. Mi sta tirando tutto addosso, ma io dimostrerò, no? È convinto dell'utilità delle spinte di pedoni, è sicuro che valga la pena sacrificare un pedone pur di mettermi in difficoltà. Io sostengo invece che il mio re è un pezzo forte e che si può difendere da solo in maggior parte dei casi, e lui, il bianco, per poter portare a termine l'attacco, dovrà far intervenire i pezzi pesanti, limitando l'azione dei pezzi leggeri. Qua secondo me si è confuso da solo, e poi dice: mentre i miei pezzi leggeri verranno sviluppati con successo su questi buchi che diventeranno mio obiettivo d'attacco. Quindi lui è proprio, si era fissato, Ma guardate qua. è meraviglioso, il suo ragionamento, Carlo, è semplicemente meraviglioso, no? Perché lui sta dicendo che per poter attaccare ulteriormente il bianco dovrà ancora di più aprire la posizione, spingere i pedoni, eccetera. E lui svilupperà i pezzi soltanto quando saprà dove si creeranno i buchi dell'avversario. Cioè, è una strategia del tipo: l'ordine naturale non poteva essere turbato in questo modo, per cui lui già si ritiene in vantaggio dopo B4, probabilmente. Nel momento in cui l'ordine naturale è stato turbato perché il mio avversario ha giocato male, cioè ha sacrificato un pedone, per giustificare il sacrificio dovrà ulteriormente attaccarmi e indebolirsi. Quindi io tutto quello che devo fare è aspettare a vedere quando lui si indebolirà per attaccarmi e lì colpirlo con i miei pezzi. Se ci guardate, non voglio forse esagerare, però il computer di oggi, no? Quando si dice che il gioco difensivo, che il computer, che il motore d'analisi ha molto molto migliorato il gioco difensivo, fondamentalmente si difendono in questo modo. Io mi sono sempre ritenuto un giocatore d'attacco.
E devo dirvi la verità che le più grosse docce fredde che mi sono arrivate lavorando con i motori d'analisi non sono mosse difensive, come direbbe Carlo, racchie, eccetera. Sono mosse difensive che davvero approfittano dei buchi che chi attacca si deve fare. Quindi Staines, secondo me, ci aveva visto lontanissimo. Proprio, ovviamente esagera. Qui esagera perché non sviluppa i pezzi. C'è anche il campione del mondo, non può giocare tutta la partita. Nella partita precedente Carlo giustamente va detto che ha giocato con due pezzi e in questa partita pure sta giocando con due pezzi. Alla fine la torre in A8 e l'alfiere in C8 non avranno il tempo di giocare che già la partita sarà finita. Qui per esempio c'è dopo cavallo C4, c'è una variante che ti faccio vedere che serve proprio a rappresentare l'idea di Steinitz. Vedi, l'idea di Steinitz era esattamente questa qua. Guarda che cosa orripilante. Guarda, praticamente Steinitz, queste sono le posizioni che Steinitz voleva cercare di dimostrare. Lui, ricordiamoci, i nostri amici lo sanno perché l'ho fatto vedere l'altra volta, che Steinitz sosteneva che un pedone in sesta fosse più debole rispetto a un pedone in quarta. Ma perché? Perché si creano dei buchi. Vedete che questo è il buco in E6 che lui vuole da quando gioca così. Vedete che da quando mette il cavallo in D8 lui sta aspettando che bianco prenda il C6 per andare in E6, che è un buco. Quindi è veramente un grande pensatore. Adesso però il grande pensatore che si scontra contro la potenza dell'attaccante. E qui c'è il grande Cigorin che è l'analista. Qui noi traiamo l'insegnamento da Cigorin. Cosa dobbiamo fare noi quando stiamo attaccando? Quando il re annaspa e tutti i pezzi stanno a casa, dobbiamo sfondare, dobbiamo aprire la posizione e quindi qui Cigorin gioca una mossa molto elegante, cioè D6. Tutto perché grosso problema, guardate adesso la variante che c'è. Molto bella è anche la variante su alfiere B8 che ci fa vedere quanto è bella su questa variante qua, B5. Vediamo un attimo questa variante, quanto è carina. Guardate che delizia! Sfruttamento massimo di tutti i pezzi che stanno a casa del nero. Addirittura col pedone che è arrivato in C7, cioè quello Steinitz che dice: è debole quando avanza, questo va a donna in apertura praticamente, no? Quindi questa è una variantina carina. La posizione dopo D6 si sviluppa in questo modo e qui guardate che cosa veramente atroce. È qui che ha giocato contro Gusberg nel 1891, cioè l'anno successivo, e ha suggerito qui come miglioramento per Luigi. Qua gioca cavallo E6, però dice: no, no, aspetta, cavallo E6, vado sul mio buco. Guarda come è andato sul buco. Vedi, qua il nero se esce vince, il bianco non ha più, no, se fa uscire il nero. L'anno successivo, no, ha trovato il miglioramento. Il miglioramento, guarda che cos'è, cavallo G8. Cioè, è una cosa comunque che secondo me tipo Kasparov neanche analizza qui, no? E continua, ha giocato contro Gusberg e ha preso una sveglia qui contro Gusberg in questa posizione giocando cavallo G8. La partita va cavallo E6. Qui c'è una mossa meravigliosa. La mossa meravigliosa di Cigorin che ha lasciato a bocca aperta Steinitz, il quale dice una mossa, perché come hai detto tu, lui ha riconosciuto la grandezza di Cigorin, anche perché quando perdi con un giocatore è più carino se tu dici che lui è fortissimo, no? Non come Taras che perdeva con Nimzowicz e diceva che era una mezza, no? Schiappa. Allora, qua Cigorin gioca alfiere C1, una mossa che lui dice porta i tratti del genio. Questo commento è famoso come è famosa questa mossa, E direi perché tutto. questa mossa per Luigi è tanto difficile per noi umani? Perché le mosse che tornano indietro, quanto sono difficili? Certo. Qui uno sarebbe tentato di giocare torre AD1, no? Qualsiasi mossa, ma alfiere C1 è davvero fantastica. Alfiere C1, poi l'idea è molto semplice, dopo si capisce facilmente, siccome l'alfiere in D6 deve proteggere la torre in B8, allora l'alfiere bianco minaccia di portarsi in A3,
per inchiodare questo alfiere oppure per distrarre, no? Per deviare questo alfiere. E già non c'è più difesa dopo il alfiere C1. No, Chissà. aspetta, non è vero perché Steins non dice che non c'è più difesa. Steins dice, senti che dice Steins col cavallo G8. È una cosa che ti Carlo, dimostra. dimmi una cosa, ma Steinitz ritiene di aver sbagliato in qualche punto? Ma Steins, guarda, ti dico soltanto che durante il match qui scriveva, in questa posizione che noi sappiamo essere inguardabile, è una cosa atroce quanto è brutta, ma siccome lui sta seguendo i suoi principi, cioè c'ha pedoni tutti a casa, il buco si è creato, l'altro buco si è creato, l'altro buco si è creato, allora lui dice, qua scrive addirittura, ritengo che la mia posizione sia tutto sommato. Già questo tutto sommato ci fa un po' capire che secondo me c'è un po' dei dubbi. Tutto Tutto sommato è meraviglioso. sommato migliore. Voglio dire, ho una partita. Senti che però che dice lui, questa cosa è interessante, perché lui dice, guardate che rispetto alla fase iniziale sto meglio qua. Cioè, dice, se prima stavo a, che ne so, adesso poi andatevi a divertire a vedere i motori, no? Se prima stavo a meno 1,5, mo sto magari a meno 1,2. Cioè, io tutto sommato sto meglio qua rispetto a prima. Quindi guardate come fa un po' l'avvocato, no? Cioè, ragazzi, stai bene o stai una schifezza? Lui dice, sto meglio, rispetto a prima sto meglio. Quindi vuol dire, sì, sto una chiavica, però rispetto a prima sto meglio. E lui dice, sono pronto a scommettere, e non a scommettere normale, ma a scommettere 2 contro 1. Ma Scommetto 2 contro. come pensava di difendersi? Non lo, guarda, mi fa domande troppo difficili. Già tanto che ti dico quello che pensava. Ha detto: scommetto 2 contro 1 che il mio avversario qui non vince. Mi impegno quantomeno a pattare. Dopodiché gli arriva alfiere a 3, gioca C5. E allora mo ti dico questa cosa. Gioca C5, sta giocando. Vedete, chi lo conosce bene capisce che Steinitz sta giocando contro Steinitz. Cioè, se Steinitz fosse il bianco, qui vedrebbe i due buchi creati nello schieramento del nero. E qui si comincerebbe a insospettire. E infatti cambia idea e dice: opponendo una caparbia resistenza, spero di strappare almeno la patta. Mi pare che sta un po' cambiando completamente, no? Quindi. È meraviglioso, i commenti di Stenitz sono meravigliosi. Vedi come chiaramente qua è come se avesse detto: vabbè, ho capito, sto proprio uno schifo totale, ma mo mi metto a muro a riccio, ma contro Cigori, ma secondo te ce la fa? È stato sfondato completamente, perché Cigori va in tutti, adesso il nero che c'ha tutti i buchi e viene praticamente distrutto. Guarda Cigori come attacca dappertutto, c'è un cavallo in F5, un cavallo in D5, quello che sta a correre in E8, una cosa inguardabile. Guarda che bella mossa cavallo F5, nonostante, vedete, questo vi insegna, non lui vi mangia un pezzo, non dovete per forza riprendere, ci sono tante mosse belle, guarda il bianco, ha i pezzi talmente messi bene che sfrutta questa inchiodatura. Vedete, guardate che cosa pazzesca. Adesso Steinitz, non so perché, ma non ho più trovato commenti. Però io vi voglio far vedere una cosa, cioè facciamo questa riflessione. Guardate che Steinitz ha perso questa partita, ma per un tempo. Perché se qui Steinitz arrocca, praticamente è riuscito a resistere. Quindi pensate, oggi noi abbiamo i motori, ma quei poveracci avevano il telegrafo, cioè stavano che si scrive. Non è che io chiamo Pierluigi, senti, abbiamo questa posizione, gliela mando su WhatsApp, che ne pensi? Pure senza motori. No, io devo scrivere una lettera, quella a Pierluigi arriva dopo 2 giorni. Ah, ci vediamo fra 3 giorni per analizzarla al bar nostro, magari. È un macello. E qui Steinitz ha perso per un tempo, uno. Quindi. La partita va avanti così, chiaramente a questo punto il nero ha materiale in meno e va a soccombere. Quindi ve la faccio vedere molto velocemente, giusto per, non ci interessa tanto, diciamo così. Dopo D6 il nero ha abbandonato e non ci interessa vedere perché, perché si capisce già che deve perdere. Ma veniamo all'altra partita, che è stata giocata in contemporanea. Abbiamo visto che l'altra partita era questa,
Non ci soffermiamo sull'apertura perché molti la conoscono, questo è un classico sacrificio di pedone del nero, e ci sono vari modi per giocare per il bianco, ma quella molto moderna è questa qua. Questa è quella molto moderna, adesso è stata giocata più volte, però adesso forse non c'è il tempo di farlo vedere. Vediamo come si è sviluppata la partita. Alfiere C5, massima potenza da parte del nero e il bianco O. Successivamente Steins avrebbe giocato a Rocco nella match di ritorno, perché Di Goccio insiste, pure nel match di ritorno gli ha giocato questa roba qua, ma ha giocato a Rocco, poi hanno giocato, vedete, hanno giocato così. Qui ci sarebbe, per esempio, oggigiorno hanno giocato questa. È una partita che è giocata nel 2009, con questa mossa. Questa, per esempio, se voi studiate bene Steins, ormai avete capito che una mossa del genere, voglio solo fare un flash, diciamo così, pittoresco, no? Una mossa così Steins non la giocherebbe mai, mai, proprio manco morto. Vedete quindi quanti insegnamenti ci può dare studiare la storia degli scacchi in questo modo. Allora, vediamo com'è andata la partita. Qui il momento della nostra cartolina è, anzi, tutto, guardate il parallelismo. Guardate che differenza c'è, cioè, anzi, quanto parallelismo c'è tra questa variante per Luigi in cui il nero ha l'alfiere che punta su F2, così come nel gambetto Evans era il bianco, e guardate la mossa che è pari pari, la stessa mossa che gioca sempre il nero nel gambetto Evans. Quindi vedete come la sfida del 1890, ecco qua che mi sono partite pure le cuffie mentre parlavo. Beh, qui il bianco rispetto a quella, no, a quella che abbiamo visto prima sta chiaramente perché almeno è riuscito a sviluppare i pezzi e poi al posto del pedone nero in D5 c'è un cavallo nero, quindi il nero ha diverse cose che se facciamo un'analisi comparativa col gambetto Evans non vanno bene, cioè il cavallo in A5 non si capisce che fa. Il pedone in C6 dovrebbe essersi trasformato in pedone D5, no? Diciamo la cosa buona è che c'è il pedone centrale in E5 che dà un vantaggio di spazio, il controllo del centro e un generale vantaggio di sviluppo, in particolare il cavallo bianco in H3 che non è che stia benissimo. Quindi questa posizione è ritenuta come giocabile per entrambi i giocatori, mentre quell'altra variante che abbiamo visto prima, nonostante l'ostinazione di Steinitz è da considerarsi davvero non buona per il nero. Quindi qui la partita è del tutto giocabile. Cavallo 4 ha senso perché scaccia l'alfiere che era molto pericoloso. Senti, però il mio amico Enrico in chat mi dà l'occasione per fare anche un parallelismo con il calcio, perché vedi che lui, che è diciamo alle prime armi dal punto di vista tecnico, scacchistico, ha notato che questa tecnica di Steinitz era praticamente la stessa tecnica, uguale, pari pari, copiata da Trapattoni, no? Quando Esatto. giocava il catenaccio per l'Italia. Quello faceva catenaccio e poi usciva in contropiede, giusto? Perché che altro faceva? Anche quando abbiamo vinto il mondiale? Ebbene, sì, proprio così. Diciamo che i risultati migliori ci sono arrivati sempre Vedi? con la... Quello ha studiato Stanis Trapattoni. Hai Esatto. visto? La variante di Trapattoni. Allora, guardate, questa è una mossa analoga pure a quell'altra. Noi vogliamo mantenere, Cigorin vuole mantenere. E qui arriva Calo G1. Allora, guardate anche qua quanto era ostinato Steinitz. Lui deve dimostrare al mondo che ha ragione, che i pedoni non si devono avanzare, no? E anche qui, guardati, ti do il commento di Steinitz che dice. Allora, intanto è chiara una cosa, che Steins tutto contento che ha fatto sta cosa, quello Cigorin si stava a sfregare le mani, cioè, Madonna mia, ma guarda una pacchia, cioè non ho mai sacrificato un pedone che stavo così bene, no? Quindi Cigorin è sicuramente contento. Steins scrive: molti mi hanno attaccato a causa di questa mossa, perché dice che è una tattica troppo prudente, fa addirittura un parallelismo, dice degna di Fabio Massimo il temporeggiatore. E che per questo la nuova scuola produca un gioco poco vivace, poco brillante, ma la mia mossa è stata eseguita nel rispetto dei principi guida.
Uno stratega non deve inseguire fantomatiche combinazioni brillanti, deve al contrario contrastarle con strumenti semplici e poco appariscenti. Poi mi dispiace per Luigi, adesso questa è diciamo un'evoluzione del dialogo che abbiamo fatto l'altra volta, quindi tutti sappiamo quello che diceva Steinitz e che cosa voleva sostenere, ma vedi come lo fa? Con quanta energia lui cerchi di sostenere i propri principi andando a sbattere la capoccia contro un muro in pratica, no? Come abbiamo visto noi. Che bello perché ci crede, come dire, è bellissimo ascoltare queste cose. E in effetti è vero, perché dal suo punto di vista, a parte il ritardo nello sviluppo, no, e a parte l'attività del nero, se tutto sommato la posizione si tranquillizza, sta benissimo. E vedete un altro marchio di fabbrica dei due giocatori, no, agli antipodi, cioè Chigorin per prima cosa Rocca il Re. Avete visto quanto presto ha fatto da Rocco Chigorin in tutte le partite, proprio perché a un attaccante piace avere il Re al sicuro per buttare i pezzi allo sbaraglio. E a me piace anche fare così. Steinitz invece, come tu già hai citato, no? Famosissimo il suo aforisma che il re è un pezzo forte, per cui il re si difende da solo. E quindi guardate per quante mosse, praticamente tutte le mosse che abbiamo visto oggi, stava con il re al centro. Non ha E roccato una sola volta, povero Steinitz. guardate qua, sì, noi l'altra volta ho fatto vedere le cose divertentissime su Steinitz che se andava in giro in A3 con il re, no? Per chi non avesse Sì, ho giocato tantissime volte quella, infatti gambetto di re, no? Con cavallo C3. sì, che andava a fine in A3 con il re. È L'ho fatto vedere meraviglioso. a tre, guardate così mi dite che non avete i diagrammini o le scritte. A3 quella in rosso. Allora, qui c'è una mossa che se voi avete studiato bene la storia degli scacchi, capite e riuscite subito a decifrare. Una mossa che un giocatore moderno non giocherebbe mai, una mossa che giocherebbe Steinitz per la sua teoria. Ma questa cosa ci deve servire perché poi in partita noi dobbiamo ragionare come Steinitz e capire se è vero che il nostro avversario quando avanza i pedoni ha delle debolezze. Qui nessuno, cioè Pierluigi, non farebbe mai D4. Consentendo E4, E4, allora Steinitz qui ha proprio calcolato male, cioè lui dice qua vedi adesso avanza che poi buchi, ma qui no, qui E4 è veramente un avanzamento, il sogno dell'avanzamento, perché lo sappiamo che qua questo pedone, guardate che qui c'è la maggioranza centrale, che mira magari. No, Pierluigi, magari si potesse andare in E4 mirando anche all'affiancamento. Certo, soprattutto non si capisce perché ha messo il cavallo in G1, perché se lo fai col cavallo in H3 è un modo per far rivivere il cavallo, ma farlo col cavallo in G1 mi sembra un Allora, po' vediamo eccessivo. Steinitz a cosa mirava. Guarda qui che cosa succede, perché a un certo punto ti faccio vedere anche un altro momento in cui ha un po' vacillato. Steinitz mirava a giocare questo. Anzitutto qui sogno del nero. Voi così dovete giocare, pedoni affiancati, questi pedoni stanno per arrivare, stanno per sfasciare tutto e arrivare al re. Se riescono ad aprire tutto con una torre che sta qua, Pierluigi sognerebbe di avere una torre così e di poter fare o F3 o E3, principalmente anche F3, proprio per sfasciare. Voi dovete giocare così, dinamismo contro questa scuola di pensiero. Allora, adesso anche qua. Steinitz però ti scrive e ti scrive: attento che i pezzi del bianco sembrano poco attivi, sembrano, ma è molto probabile che se io apro adesso le ostilità al centro io possa vincere. Poi tra l'altro adesso Steinitz, diciamo una sorta di centro se l'è costituito. In realtà cambia subito. Allora che cosa fa Steinitz? Apre al centro. Pensa che follia, apre al centro con il re in E1. Qui ci possiamo ricollegare a quello che abbiamo detto sempre, cioè adesso probabilmente il bianco, è chiaro che il bianco, il pedone più importante che ha è quello in D4, quello raffigurato in verde. Che fa il bianco? Dice io mi sa tanto che qui non reggo. Adesso io gioco questa combinazione, però cerco, vedete cosa sta facendo il bianco? Guardate che cosa ha fatto il bianco? Ah, voi ormai lo sapete tutti, ha restituito il materiale. Per sfruttare adesso il fatto che la donna sta sotto tiro dell'alfiere, vabbè, prima o poi riuscirò a fare la diagonale dritta.
Ma voi che siete espertissimi, ormai avete già fatto 3 puntate di questa cosa, sapete che voi dovete restituire il materiale per pulire la posizione, per sanificare la posizione, per andare fuori dalle difficoltà, non certo per ritrovarvi con questi 4 pezzi rossi così orribili. Giusto? Allora, altro test per voi in chat. Adesso voi lo sapete dove avete il rene F1, che dovete fare? Vi dovete mettere a cincischiare? O dovete per caso sfondare tutto? F3, giusto? Allora, Sì. Stanitz, guarda, ti dico ancora il commento così ti continui a divertire sui commenti di Stanitz. Stanitz qui comincia a essere un po' incrinato nelle sue valutazioni, perché non è che dice sto meglio, posso resistere, dice, ma dice se è destino che io perda questa partita della qualcosa, comunque mi permetto di dubitare, mi auguro almeno di giocare meglio che non nelle varianti già riportate. Praticamente qua sta praticamente alzando un po' bandiera bianca, ma il Master Ince ha visto, guarda che casino che succede qua, ma lui confidava in questa mossa. Para l'attacco alla donna, ma attacca, vedi che ha voluto aprire il problema di Stance che lui ha aperto quando il re in F1. E te Pierluigi, so che piacerebbe tanto avere il nero, ma il nero si è sbagliato perché su questa Stance contava tanto in questa mossa intermedia che forse era sfuggita all'analista. Ma secondo te era sfuggita all'analista questa o no? Che dici di questa posizione? No, sicuramente non gli era sfuggita, sicuramente non gli era sfuggita. E qua, se Pierluigi avesse il nero, probabilmente la prima mossa in assoluto da prendere in considerazione per nero sarebbe ovviamente cercare il premio di bellezza, lasciando una donna in presa. E qua gli è sfuggita donna e 6 e purtroppo qui Cigorin ha abbandonato perché perde la donna e quindi è finita così. Ma No, ragazzi, sapete incredibile, benissimo. Sapete benissimo che altro che questa è una perla. Sacrificio di donna. E adesso guardate il re del bianco. Tutti i pezzi del nero. Quanto ti piacciono queste torri contro il re del nero, del bianco? tantissimo, tantissimo. Vedete, praticamente Stanitz non è riuscito a resistere. Sacrificio di donna, tutto studiato alla perfezione. Guardate anche qua, ha cambiato un pezzo per un altro, andiamo velocemente, pressione su F3, una cosa inguardabile. Qui addirittura c'è una tecnica. Quanti pezzi, ragionate così, quanti pezzi ha il bianco che difendono il re? Praticamente solo il cavallo e la donna. Va bene, noi con una mossina semplice togliamo quella donna. Come fa la donna a tornare a difendere il re adesso? Grande problema, vedete? Tutto difeso. Arriva anche il cavallo in D4, una cosa inguardabile. Sacrifichiamo anche una qualità perché stiamo con tutti i pezzi appiccicati al re del bianco, il quale abbandona. E Steinitz, dunque, commenti finali del match. Steinitz è stato molto carino, non obiettivo. Non so se tu ti ricordi i commenti finali di Steinitz. In pratica lui ha detto: guardate, Cigorin è stato un mostro, ha giocato benissimo, è stato un genio e quindi ha confermato la mia teoria. Ma come? Come ha confermato la mia teoria? Cioè, lui si è un po' arrampicato sugli specchi, ha detto Cigorin bravissimo, ha elogiato il gioco di Cigorin, però ha detto: ma io ho ragione. E Cigorin gli ha risposto, poi dopo ti faccio fare i commenti a questa frase. Cigorin ha detto: vabbè, ma in realtà Steinitz è un bravo uomo. Lui, il problema di Steinitz, e quello che abbiamo detto noi oggi, è che quando lui si siede a tavolino sulla scacchiera o scrive di scacchi, lui si fa influenzare da esigenze di scientificità. Cioè, però questo lo diceva anche Lasker, la grandezza di Stein è stato questo, lui voleva fare lo scienziato a scacchi. Invece, guardate, questo è molto importante per capire Steins, perché lo Steins stesso dice, sì, io voglio mettere una scientificità in queste cose, perché ogni forma d'arte ha un fondamento scientifico.
E quindi però Cigorin dice sì, ok, è così, ogni forma d'arte ha un ragionamento scientifico, però purtroppo non un vero agonista non potrà mai dare il meglio di sé se viene deconcentrato, se viene distratto da queste ricerche di scienza, no? E quindi questa è la fine del match per telegrafo. A me, Carlo, verrebbe in mente una considerazione, cioè che Cigorin e Steinitz cercavano fondamentalmente la stessa cosa, no? Una forma di armonia nella disposizione dei pezzi e dei pedoni, e però sono arrivati a conclusioni completamente diverse. Allora, per Steinitz forse l'armonia era data dalla mancanza di debolezze, per Cigorin l'armonia era data dalla possibilità di attivare i pezzi. E entrambi sono stati fondamentali, no? Perché altrimenti forse ci si potrebbe pensare, vabbè, allora Steinitz ha fatto tutto per gli scacchi, Cigorin belle partite, però non ci ha lasciato niente. Invece no, perché Cigorin ha lasciato un'eredità molto molto fertile, come quella di Steinitz. Tutto il modo di giocare dinamico, no? Quello che vi dicevo, l'altro aspetto dell'anima russa, cioè Alechin, Bronstein, la scuola ucraina, no? Di cui vi ho parlato io, per esempio, a proposito della difesa est-indiana, eccetera. Tutto questo nasce proprio da Cigorin, Spassky. Il gioco d'attacco di Toulouse, non possiamo dire tal perché tal, come dire, come lui c'è soltanto tal, per cui non è, va al di fuori un po' degli schemi. Però questo modo di. E poi l'altra considerazione interessante, per esempio, è capire in cosa sta la modernità di Cigorin rispetto anche a Morphy, perché sembrerebbe che Cigorin non fa altro che giocare allo stesso modo di Morphy, no? Allo stesso arsenale di partite, eccetera. In realtà Cigorin probabilmente ha imparato da Steinitz, quindi io mi avventuro in questa cosa, possiamo dire che il primo allievo del gioco posizionale è stato proprio il nostro amico Cigorin. Ma questa è una verità sacrosanta perché fra i top players in tutti i tempi è vero proprio che il campione ha insegnato al numero 2. La stessa cosa è accaduta fra Capablanca e Alekhine, quando Alekhine ha imparato da Capablanca a giocare i finali. Comunque, torniamo alla nostra sfida. A un certo punto, esattamente nell'aprile dell'81, 1891, Steins abbandona tutte e due le partite. Però a un certo punto lui c'è anche da dire una cosa, che questo poveraccio, per fare lo studioso, allora che ha detto una cosa anche vera, cioè lui stava una schifezza in queste posizioni. Però pensate che durante il match per telegrafo lui l'ha dovuto interrompere per giocare un match contro Gunsberg, aspetta, contro Janowski, aspetta un attimo, contro chi ha giocato? Contro Gunsberg, che adesso vi forse. No, non vi faccio vedere perché riguarda la puntata su Steinitz. E poi l'ha ripreso e ha detto: ma scusa, ma io sto a giocare al match mondiale, quello proprio sul momento principale se ne ha analizzato tutto e non aveva più 3 giorni di pausa, no? Quindi, comunque, che succede? Che la vittoria di Cigorin 2-0 sul match per telegrafo l'ha proprio distrutto. Dopo 3 giorni, l'organizzazione di San Pietroburgo ha scritto dicendo: mo' si fa il match di rivincita. Cioè, t'ha spaccato, non puoi dire di no. E hanno proposto di fare il match di rivincita a San Pietroburgo. E siccome qualcuno in chat mi dice: è strano che Cigorin non sia diventato, ecco, Matt Carley dice che non sia diventato campione del mondo. Adesso vi facciamo vedere perché. Allora, prima di tutto, perché è fondamentale questo. Lui è andato a giocare a L'Avana nel 92 e ha giocato il secondo match e non stava tanto bene a L'Avana. Questo è stato il risultato. Voi vedete che ha perso le ultime due in condizioni, cioè su una situazione di parità assoluta, cioè stavano esattamente pari le ultime due partite, in particolare ha perso l'ultima. E adesso vi faccio vedere un attimo, perché è effettivamente divertente, come ha perso l'ultima. Qua diciamo divaghiamo un po' dalla tecnica, ma parliamo dell'agonismo. Allora, l'ultima partita che Cigorin ha perso nel match mondiale è esattamente questa.
Allora, pensate, Cigorin ha una posizione completamente vinta perché Steinitz ha praticamente perso un pezzo e la partita va così. Steinitz basava tutto su questo contrattacco, ma il bianco para tutto perché ha un alfiere. Questa è una partita famosissima, probabilmente la posizione più famosa in match considerati validi per il campionato del mondo. Pensate che cosa incredibile. Qui c'è la storia di Cigorin. Con la sua passione per gli scacchi e col suo carattere, anche lui era troppo focoso, non era un agonista. Pensate che in questa posizione il bianco ha completamente vinto, e qui basta giocare torre per B7 e qui c'è il doppio, completamente vinto. Pensate, questa posizione finale, anzi match del campionato del mondo, ultima partita. Se Cigorin vince questa partita, si va avanti finché sono esattamente pari, quindi Cigorin aveva in tasca il punto del pareggio. Vanno avanti e devono giocare non l'Armageddon, come pensate voi tutti che siete ormai troppo abituati a vedere i tornei successo 24, ma devono giocare finché uno dei due non arriva a tre vittorie. Cigorin a questa posizione, campionato del mondo, pensa 15-20 minuti e gioca dimenticandosi completamente dell'alfiere che protegge H2 e gioca alfiere B4. Questa forse è la mossa più sbagliata di tutta la storia degli scacchi, no? E questo è, vedi, per rispondere a alla chat, questo è il motivo. Vedete, questa non è una mossa di scacchi, questa è una mossa di testa, cioè una mossa che denota, vedete che per i meno esperti, praticamente adesso qui Cigorin ovviamente abbandonato, arriva torre G2 con matto sulla scacchiera. Cioè un campione, il secondo giocatore più forte al mondo, si dimentica di una minaccia di scacco matto, come direbbe per Luigi, il nero da scacco matto, attenzione, non matto, ma giustamente scacco matto, che è il gergo più corretto. Però in checkmate, sì, checkmate, no, mate, pure in inglese si dice mate invece che checkmate. E comunque è cioè voi pensate, cioè come fai a superare uno shock del genere? Hai buttato il campionato del mondo con matto in due. Secondo me i russi hanno un buon rimedio. Cioè, vieni perquisito. Ah, non buon rimedio per dimenticare, dici tu. Ho capito che dici tu. Allora, vi faccio vedere anche molto velocemente un'altra cosa, cioè che vi dimostra perché Cigorin ha questa è un'altra partita famosa. Guardate Cigorin. Adesso poi vi faccio vedere il diagramma così prima di salutarci, però del torneo, ma ve lo anticipo qua. Guardate Cigorin nel torneo più famoso di tutti i tempi, che è quello di Hastings del 1895, di cui ora farò vedere la classifica. Lui può vincere il torneo, gioca questa partita lui con il bianco contro Janoski e gioca una partita che lui dice: io quando ho fatto il commento ho messo tipo 7-8 punti interrogativi, viene sventrato. Guardate, per Luigi qua come si fa? Sta giocando alla Steinitz, no? Sì, ma tu non puoi arroccare, perché vedete, non si può arroccare lungo quando quello c'ha un avamposto in D4 che ti arriva in faccia al re. È impossibile. Guardate qua. Cigorin attacca, lui è l'attaccante e arrocca lungo contro questi alfieri. Una cosa, il nero ha il centro, lo sviluppo, la coppia di alfieri, tutti i pezzi in faccia. E qui però praticamente Cigorin perde addirittura, niente, così preso a pizze. Una cosa orribile. Perché vi faccio vedere questa partita come, diciamo, ultimo flash? Perché questo è uno degli esempi, è il motivo per il quale Cigorin non è diventato campione del mondo. Non era un forte agonista ed era distratto da tante cose, perché per Luigi lui era un grosso, ha aperto i circoli, aveva divulgato il gioco. Quando ha fatto il torneo, adesso facciamo vedere queste ultime cosine prima di salutare. Quando lui ha fatto il torneo
a San Pietroburgo, il quadrangolare che è arrivato ultimo, come adesso vi faccio vedere, in realtà era distratto da tantissime cose organizzative. Hanno organizzato il torneo a San Pietroburgo, di poveraccio, questo è chiaro che c'aveva 8.000 cose da guardare, no? Questo è il match, quindi, come vedete, lui ha perso il campionato del mondo perdendo l'ultima partita. Dopodiché, quindi, ha giocato un match, così per concludere la storia su di lui, ha giocato un match contro Tarrasch, che voi sapete che Tarrasch è un giocatore molto amato da Pierluigi, che lo avrebbe già messo negli otto. Oh, qui c'è un diluvio universale. L'avrebbe già messo negli otto, Pierluigi, io sono stato cattivo, non ho messo Tarrasch negli otto. Hai fatto bene, hai fatto bene. Allora, questa è la famosa foto di Hastings che vi beccate in tutte le trasmissioni, perché noi facciamo, vedete Cigorin che è arrivato secondo Hastings a mezzo punto avendo perso quella partita, cioè lui ha buttato sia il mondiale sia il torneo di Hastings. E questa è la famosa foto che mi, diciamo, legittima a parlare sempre del quadrangolare San Pietroburgo, che è questo qui, famosissimo quadrangolare, in cui anche il tuo amico Tarasch era stato invitato, ma lui ha detto: no, no, ma io c'ho da fare, devo fare il medico, devo fare questo, quello. Tarasch pure qua c'aveva una strizza e se lo portava via, andava a fare un torneo con questi qua, arrivava sicuramente ultimo e rosicava come un pinguino, e non c'è andato, perciò io l'ho tolto dagli otto per punire questa sua mancanza di coraggio. Questo torneo qua, Cigorin, guardate, è andato malissimo. Tra l'altro, alla prossima puntata parlerò di Pillsbury, ma che anche stava per vincere questo torneo, poi è crollato. Ma Cigori è andato male perché era devastato dalle questioni organizzative che quindi lo hanno distratto. E quindi diciamo che questa nostra storia può volgere al termine lì dove Cigori, tra l'altro, è stato un grande perché non è impazzito. E guarda che. La prima puntata io ho avuto Morfi, la seconda puntata ho avuto Stanitz, la quarta puntata ho avuto Pisbury, poverino, e ne parleremo, anche lui impazzirà. Cigorin, un signore. Stiamo migliorando, Carlo. Stiamo migliorando, per cui questa è la foto finale di oggi, che ci rimanda al, quindi ci dai là per darvi l'appuntamento alla prossima settimana, quando faremo la puntata su Pillsbury, che sarà anche questa a taglio storico, ma sarà molto molto incentrata su dei suggerimenti che io voglio dare ai giocatori non proprio esordienti. Questa proprio sarà una puntata dedicata molto a formare un repertorio d'attacco in linea con questo grande giocatore Pierluigi, che te sicuramente da grande attaccante piace. Lui aveva creato un metodo d'attacco. Le combinazioni di Pillsbury, no? Il suo schema d'attacco, immagino che mostrerai quello col cavallo in E5, Quello no? col cavallo in E5 in varie strutture. Quindi, secondo me, la prossima sarà un taglio un filo meno storico, ma soprattutto molto incentrato per creare un repertorio per il giocatore d'attacco col bianco, e vedrete che sarà un repertorio basato sui concetti, non sulle sequenze di mosse, ma sui concetti. E questa è la cosa importante. Anche Domenico ci saluta e tutti ci salutano, e quindi a questo punto io devo, uno, ringraziare Pierluigi per aver fatto a tutti voi questo regalo di Natale bellissimo. Vedete che c'ha tutte le palle, perché Pierluigi ha detto: io vengo alla trasmissione, però per favore vengo solo se mi fai mettere un contorno adeguato e non come a casa tua che c'è la neve e stai là così tristemente. Io voglio le ghirlande. E quindi abbiamo un po' parlato e lui è venuto con le ghirlande. A questo punto, quindi, Pierluigi, veramente grazie di questa. Guardate, è tutto per amicizia, ha fatto Pierluigi, l'ha fatto per amicizia non solo nei confronti miei, ma anche nei confronti vostri, ovviamente, ma anche per amicizia nei confronti e per passione per gli scacchi. Assolutamente, Carlo, è sempre un piacere stare in tua compagnia. Io te l'ho già detto diverse volte, lo ripeto anche qui,
Tu ai tempi di Grigorin e Steinitz saresti stato quello che era, diciamo, l'animatore di un salotto, no? Di quei bei salotti in cui si discutevano degli argomenti importanti e venivano fuori le grandi personalità. Per cui accettare il tuo invito è stato sicuramente un grande piacere, mi sono divertito tantissimo, ho imparato un sacco di cose. E vi assicuro che non c'è niente di più bello quando si ha una passione, no? Come noi ce l'abbiamo per gli scacchi, di imparare delle cose nuove anche là dove pensavamo di conoscere praticamente tutto quello che si poteva conoscere. E quindi, prima di salutarvi, vorrei dire che cercate di approfittare al meglio di questi momenti, no? In cui Carlo vi mostra sia delle idee tecniche, che è veramente quella che è stata la storia del pensiero scacchistico, e poi è quello che vi rimarrà di più, perché le mosse, come dire, vanno e vengono, ma conoscere la storia di questi grandi campioni, francamente, vi può dare quel qualcosa in più per interessarvi al gioco e per fare le vostre scelte, no? su tutti gli argomenti. Quindi, con l'occasione, tanti auguri, tra l'altro, perché il periodo è quello degli auguri. E io vi do, come dire, appuntamento alle prossime, non, ci, come, ai prossimi impegni che sicuramente ci vedranno qui online. Continuate a seguire il corso di Carlo perché francamente è splendido ed è fatto benissimo. Grazie per Luigi. Allora, intanto, ragazzi, sapete che noi praticamente abbiamo giusto il tempo di dormicchiare e domani ci vedremo su Chess 24 per la seconda fase. Io domani guiderò la trasmissione per tutti i turni e anche dopodomani, quindi vi beccate 2 giorni consecutivi di trasmissione e quindi in più. Ricordatevi, il 4 gennaio ci sarà la prossima puntata su Pillsbury che sarà molto utile per un repertorio di apertura d'attacco super efficace. Guardate che questo signore qua li massacrava tutti, erano tutti atterriti e come chiusura finale vi ricorderò che tutti i giocatori del 1890 e rotti dicevano: ragazzi, è arrivato un cavallo in E5 di Pillsbury. Avete perso. Quindi io vi insegnerò, comunque vi illustrerò, vi darò, diciamo, un aiuto per decifrare queste cose, per portare un cavallo in E5 col bianco e ammazzare l'avversario. Per Luigi, grazie ancora, un super abbraccio e ci vediamo prestissimo, ci vedremo anche con te su Chess 24, quindi buona serata a tutti. Tante come a che ora domani? Domani sempre Domani adesso non lo so, io qua oggi sto facendo 3.000 cose che dopo devo controllare prima di dirvi stupidaggini. So che dovrebbero iniziare alle 15, non sono sicuro, devo ricontrollare, se no vi dico cose non corrette. Comunque adesso siamo su FSI, ci vediamo alla quarta puntata per Pillsbury che vi piacerà tanto dal punto di vista tecnico. Grazie per Luigi ancora e buona serata, tanti auguri a te e a tutti quanti. Grazie, ciao! Ciao a tutti e ci vediamo prestissimo!